Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di Super Goal. Siamo reduci da una freschissima e convincente vittoria del nostro Napoli, che in totale scioltezza ha avuto la meglio su Bologna, probabilmente un po' troppo piccolo rispetto ad una squadra che nelle ultime settimane ha trovato la giusta serenità. Tante e solo buone notizie dalla gara di questa sera, che tra l'altro ha visto anche il tanto atteso ritorno di Osimhen. L'emergenza sembra essere alle spalle, ma il punto di domanda che ci porremo questa sera è proprio questo: il nostro Napoli riuscirà a rimontare le milanesi? Lo scopriremo attraverso il nostro parterre, ma anche attraverso le vostre riflessioni. Anzi, io anticipo anche il numero di telefono per poter prenotare le vostre telefonate: 081 728 1414. Ma sì, magari cominciamo anche da subito. Intanto presento il mio parterre, ben ritrovato, al nostro campione Fabiano Santacroce. Fabiano, buonasera, come stai? Buonasera Mario, buonasera a tutti, bene. Abbiamo visto partita insieme poc'anzi, parleremo ecco di un Napoli probabilmente ritrovato, di un Napoli che sembra avere l'atteggiamento proprio di inizio campionato. Fabiano, ti è piaciuto? Assolutamente sì, questa partita? Stanno rientrando i pezzi, quindi potrebbe diventare un bel finale. Un bel finale, siamo carichi, lo sai anche tu? Assolutamente. C'è anche lui, il prof Gianluca Monti, buonasera. Buonasera Mario, buonasera a tutti. Contento di questa vittoria? Ci voleva. Napoli disinvolto, se dobbiamo usare un aggettivo. Sciolto e disinvolto. Buonasera ad un amico di Super Goal, lui è il presidente della Società Italiana di Odontostomatologia dello Sport, Franco Di Stasio. Buonasera, buonasera Franco, come stai? Benissimo, dopo una vittoria sempre bene. Si sta sempre bene, ma tu sei sempre ottimista. Io sono diciamo ottimista, anche molto, questo molto. Aspetto lo decantiamo tutte le Io volte. Io sono leggermente arrabbiato perché è dispiaciuto per più che altro. Per quella di giovedì? Perché no, perché credo che il Napoli al completo era primo in classifica abbondantemente. Siamo stati non fortunati, ecco. E abbiamo, e poi magari spiegheremo anche le motivazioni perché siamo stati non fortunati, in realtà l'abbiamo detto tutte le volte, gli infortuni che purtroppo hanno inciso notevolmente in questo pezzetto ecco, di stasi, no? Ecco, in periodo di dicembre. Torna a trovarci anche lei, Nunzia Esposito, modella ed influencer, ben trovata Nunzia. Buonasera, è un piacere riessere qui con tutti voi. E forza Napoli, ce l'abbiamo fatta stasera. Eh sì, sì, una bella vittoria quella di questa sera che commenteremo insieme a Nunzia, insieme a voi, ma non manca lui, il nostro Renato Cavallo, collega. Non so se questa sera avrà il figlio polemico. No, posso pure polemizzare con lui, insomma. Non ti manca la vis polemica comunque, soprattutto quella dei telespettatori e dei tifosi. Però mi deve mettere per iscritto che non mi fa niente poi dopo la litigata. Ma Enzo, non ho paura fisicamente, ma forse. E perché? Andiamo regia, chi c'è di fronte a Renato Cavallo? Torna a trovarci un altro campione, il campione del nostro Napoli, capitano e che tra l'altro attualmente è allenatore della Primavera del Benevento, Gennaro Scarlato. Buonasera, ciao, buonasera Gennaro, ben ritrovato. Ben trovati. Anche grazie. Tu hai visto con noi la partita, possiamo dire che è una squadra ritrovata, quella del Napoli, nell'atteggiamento soprattutto, è una squadra serena. Sì, sì, come ha detto Fabiano, sta recuperando un po' i pezzi che sono mancati, quindi stasera bisognava vincere, l'ha fatto e anche in maniera ottimale secondo me. In maniera disinvolta appunto come ricordava Gianluca. Sì, sì. E c'è anche lui, l'angolo social, colui che riesce a filtrare le vostre domande, i vostri messaggi, ma soprattutto lui che ci riporta puntualmente gli aggiornamenti dal mondo del calcio minuto per minuto e questa sera per l'appunto ci dirà quale sarà l'esito di Fiorentina-Genova che si sta disputando proprio in questi minuti. Buonasera Gianluca Imparato, ben trovato Gianluca. Buonasera Mario, buonasera ai tuoi ospiti e bentornati all'interno dello spazio social news di Super Goal. Io vi ricordo che potete interagire con noi attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram o più semplicemente potete scriverci su WhatsApp al 347 253 4335. Vi ricordo inoltre che potete chiamarci allo 081 728 1414 per intervenire in diretta e commentare insieme a noi Napoli-Bologna. Quindi mi raccomando, chiamateci, scriveteci perché Super Goal come sempre è qui per voi. Prima di ridarti la linea, Mario, ti volevo riportare che la Fiorentina è in vantaggio sul Genoa grazie alla rete di Odriozola dopo il rigore sbagliato da Vlahovic. A te Mario.
Grazie Gianluca, però volevo sapere come stai tu questa sera con la spalla, perché settimana scorsa abbiamo detto di te che, ecco, anche tu sei stato un po' infortunato. Come va l'evoluzione? Stai meglio? Molto meglio, Mario, è tornato Fabiano, quindi posso stare solo meglio. Ma sei proprio sicuro? Perché poi ci sarai super top e super flop e magari il nostro partito non è d'accordo. Sono pronto a cambiare idea sicuramente. Appena le critiche di Renato arriveranno, sono pronto a cambiare idea. Perfetto, tra pochissimo Gianluca. Intanto entriamo nel vivo della partita di questa sera, Bologna-Napoli. Un Napoli che sembra aver trovato, Fabiano, la sua identità. È terminata questa precrisi di cui parlavamo nei periodi di dicembre, soprattutto per il periodo di dicembre. Per me non c'è mai stata una crisi, sicuramente c'è stato un periodo di difficoltà, ma dovuto alle tantissime assenze, e a mio avviso il Napoli ha fatto anche oltre le aspettative, soprattutto sul punto di vista del gioco, dell'intenzione. Ora stanno tornando tante pedine fondamentali, quindi mi aspetto sicuramente una grossa crescita, un Napoli come lo stavamo vedendo a inizio campionato. Esatto, Napoli, Gianluca, come diceva Fabiano, che stiamo vedendo, ecco, di nomencla la nostra redazione, è tornato il Napoli perché? Perché in realtà l'atteggiamento è il medesimo che abbiamo visto ad inizio di campionato, tra l'altro proprio a distanza di pochissimi giorni dalla gara disputata per l'appunto giovedì, di quei 120 minuti che sono stati sofferenti, però in totale scioltezza il Napoli vince questa sera, quindi segno di un ritrovo. Sì, allora, la Fiorentina è molto molto forte, gioca molto bene a calcio e quindi secondo me ci sono anche gli avversari, e la sconfitta in Coppa Italia va attribuita anche al valore della Viola, al netto di quello che sta facendo adesso con il Genoa, è una delle squadre che propone secondo me il calcio migliore, quindi certe volte non dobbiamo neanche essere napolicentrici e pensare anche che esistono gli avversari. E proprio gli avversari secondo me in questo momento stanno dando tra virgolette una mano al Napoli, cioè è il primo campionato questo nel quale il girone di ritorno non corrisponde al girone d'andata, è stato sorteggiato in maniera diversa e fortunatamente nel momento difficile del Napoli sono arrivate tre sfide contro tre squadre che, per quanto la Juve stia attraversando un buon momento dal punto di vista per esempio dei risultati, non è certo una squadra che propone un bel gioco. Il Napoli è andato a Torino, ha fatto in grande difficoltà una buonissima partita. Sampdoria e Bologna onestamente sono due squadre che hanno veramente poco, la Sampdoria ha poco in assoluto, il Bologna aveva poco oggi senza Orsolini, senza Barro, senza altri protagonisti con Scovolsen a mezzo servizio. Il Napoli è stato bravo ad approfittare nel suo momento difficile di una mano che ha avuto dal calendario, ogni tanto un po' di fortuna. E solamente ecco, una mano avuta dal calendario, quindi ecco il programma che c'era già in agenda, il calendario, perché oggi notiamo, stiamo parlando anche di buone notizie Gianluca, e la buona notizia è anche la freschezza fisica della squadra in un momento clou, quello della stagione, laddove le energie effettivamente e oggettivamente vengono un po' a mancare. Stai recuperando alcuni elementi. Paradossalmente il fatto che purtroppo alcuni sono stati loro malgrado colpiti dal Covid darà modo a questi stessi elementi di tornare in condizione anche più avanti. Lozano, anche lui colpito dal Covid, nelle ultime settimane non era questo Lozano. Franco l'ha detto qui tante volte, a me quello che piace del nostro salotto, a parte il divertimento che c'è tra noi, è il fatto che poi, rivedendoci di settimana in settimana, non dobbiamo dimenticarci quello che abbiamo detto precedentemente. Franco ha fatto tante volte riferimento a come sia importante dare tempo a chi torna dal Covid di potersi esprimere nuovamente a certi livelli. Il Lozano di stasera non solo non era il Lozano della partita con la Fiorentina, perché magari lì ha preso un'espulsione anche evitabile, ma non era il Lozano delle ultime settimane, appena reduce dal Franco, c'è Franco Gianluca che annuisce, è così. Tu in realtà l'hai sempre raccontato, un aspetto che hai voluto sempre sottolineare. Assolutamente, è una convalescenza a tutti gli effetti. Noi dobbiamo pensare che dalla partita di stasera io ricavo due certezze: che il Napoli è ben preparato, perché ha superato un momento critico, ha ragione Fabiano, con pochi danni, perché è ben preparato ed è stato costruito per vincere. Perché il Napoli al completo probabilmente è la squadra più forte del campionato. Forse l'Inter potrebbe darci un fastidio, però io credo che il Napoli sia stato costruito per vincere. E se sei costruito per vincere, stai bene fisicamente, io credo che combatteremo fino all'ultima giornata. È una vittoria questa che porta ancora la firma di Spalletti, ecco, presente sin dall'inizio e per le scelte realizzate, ma anche per la pressione di gioco voluta sin dall'inizio, dal primo minuto.
Io l'ho sempre detto, anche questo l'abbiamo sempre detto, Spalletti per me è il miglior tecnico italiano, onestamente, proprio perché riesce ad impostare e conosce il calcio nella sua essenza. Il Napoli è entrato in campo, i primi 30 minuti, parlavamo prima con Gennaro, il Bologna non è esistito. Come a dire, io so che noi abbiamo dei limiti, all'inizio vi massacriamo, cerchiamo di chiudere la partita e poi dopo si vede. Quindi è uno che conosce il calcio e il Napoli sceso in campo ha dimostrato che è figlio del suo allenatore. E questa è una notizia che in realtà abbiamo restituito anche ai nostri telespettatori sin dall'inizio di questo campionato, Franco. La logica di Spalletti è una logica che effettivamente ha restituito identità e ha unito un gruppo che oggi ha quell'anima di cui parlavamo per l'appunto ad inizio campionato, ad inizio di questa stagione. E ha diminuito gli alibi. Gli alibi è un po' l'ombrellone sotto il quale uno si ripara durante la pioggia. Alibi lui l'ha tolto. Esatto, alibi che tra l'altro non porta mai Spalletti. No, non si nasconde mai dietro agli alibi. Non piove, c'è il sole, impegniamoci, non c'è bisogno dell'ombrellone. In cui ce n'erano di più di alibi. Nonostante l'anno che proprio ce n'erano a quantità. A iosa. Sì, sì. Nunzia, cosa ti è piaciuto di questa partita questa sera? C'è qualcosa che ti ha convinto maggiormente, magari qualcosa che non ti ha convinto e su cui bisogna ancora lavorare? Allora, senz'altro sono felicissima per la vittoria, soprattutto perché ci ha consentito comunque di blindare il terzo posto, che è importante per consentirci l'accesso in Champions. Quindi una vittoria meritata che tutti ci aspettavamo dopo questo momento critico dovuto all'assenza di tanti giocatori importanti. Quindi c'è una grande ripresa, come hanno detto anche gli altri, tanti giocatori stanno tornando. Quindi il Napoli sta tornando quello di prima e sono convinta che può fare ancora meglio. Ancora la differenza, intanto quanto è inciso anche Renato l'atteggiamento di un mister, per appunto dicevamo prima che non ha mai cercato alibi, nonostante fosse incidente il peso delle assenze per l'appunto impattanti per una squadra come quella del Napoli. Secondo me ha torto anche, ma bisognava, secondo me, lo dissi pure tempo fa, che bisognava insistere sul fatto che comunque più di fare le nozze con i fichi secchi, Spalletti che doveva fare, insomma c'è stato un periodo che oggettivamente il Napoli, però adesso vedo che si stanno spalmando anche sulle altre squadre i problemi di natura e come vedi stasera il Milan ha perso al 97esimo con la stessa squadra con cui abbiamo perso noi, quindi alla fine vedi la fortuna ti restituisce i punti indietro, vediamo. Il Napoli ha preso due punti su Inter e Milan stasera, quindi è Inter pareggia, ma il Milan perde, quindi per questo diciamo prima. I danni ci sono stati, se forse non sono tanti come hanno detto Franco e Gianluca è perché le altre squadre hanno perso anche loro qualche punto, ma il Napoli ha perso, ragazzi, più danni di perdere in casa con l'Atalanta, Empoli e Spezia che dovevamo fare faccio... più. Quello che butta una provocazione sul tavolo, tutti diciamo merito di Spalletti che è uscito in qualche modo indenne dal periodo difficile, per me perché il Napoli è forte, cioè merito tra virgolette di tutti. Merito di tutti, sì, però Spalletti in grande difficoltà con tante assenze alla fine a Torino contro la Juve schiera una squadra che è forte, poi non c'aveva cambi ma gli 11 in campo erano forti, cioè il Napoli con 8-9 assenze, io mi aggancio a quello che dice Franco, il Napoli è una squadra forte da scudetto, da primato, da primo posto, perché con 8-9 incidenti di percorso ai quali abbiamo fatto riferimento, al netto che l'allenatore si può inventare la qualunque, ma non ha mai dovuto fare ricorso realmente alla primavera, cioè con 8-9 difficoltà di schieramento mette in campo a Torino un 11 importante. Assolutamente. Cioè alla fine, e mi rivolgo a Gennaro allenatore da questo punto di vista, sì, ok, l'allenatore è bravo nel coinvolgere tutti e lui è stato bravo nel far sentire coinvolti tutti anche quando gli infortuni non c'erano, quindi poi se li è ritrovati quando gli infortuni ci sono stati, però poi se non c'hai qualità fai fatica. Sì, sì, è giusto, però il Napoli diciamo che numericamente li ha, ma anche qualitativamente. Certo non è l'Inter, perché l'Inter ha proprio due blocchi di squadra, tutti giocatori importanti, da scudetto. Quasi tutti sullo stesso livello. Il Napoli ha 12-13 di un livello incredibile, c'è altri 6 o 7 di un ottimo livello, non paragonabile, faccio l'esempio, nonostante stanno facendo un campionato straordinario,
Juan Jesus e Rachmani, no? Non sono Koulibaly. Sì. Quindi manca Koulibaly, puoi risentire, soprattutto in quel periodo dove sono mancati proprio l'asse centrale della squadra, quelli lì con maggiore personalità, quindi Napoli ha avuto un calo. Quelli che sono entrati al posto di questi qua non hanno fatto rimpiangere, ovviamente non sono qualitativamente come loro, però nonostante tutte le difficoltà siamo riusciti a venirne fuori, però non ci dimentichiamo, noi avevamo 7 punti in più rispetto all'Inter e piano piano l'abbiamo perso, quindi quel momento di difficoltà l'abbiamo un po' pagato, adesso lo stiamo riprendendo. 9 sulla Juve, abbiamo perso 9 punti sulla Juve. Sì, però la Juve mi preoccupa meno rispetto, vedendo meno anche la partita... 16, nostra c'ha 5-6 punti. Vedendo anche la partita ieri Atalanta-Inter, che è stata una partita spettacolare, sì, giocata a un ritmo incredibile. Juve-Udinese è stata inguardabile. L'Inter, bruttissima. Vabbè ragazzi, ma tanto mo' Bezos si compra il Napoli, l'anno prossimo vengono Thiago Silva e... allora non parliamo più. Thiago Silva no, però, perché Thiago, con tutto sì, il rispetto... Sì, è stato il primo cioè, facciamo Santa Croce, Thiago Silva, scavlato, non so... Neymar ti va bene, ce lo porta... A quel punto, se deve venire Bezos, deve venire anche Neymar. Te lo porta De Laurentiis, si entra un pacco, sai, bello così... No, secondo me la bravura di Spalletti, cioè io i complimenti a Spalletti li farei, perché proprio in un momento dove ti è mancato tanto... Perché in tante partite, non so, è mancato uno come Insigne, che comunque non lo trovi simile come giocatore a livello tattico per la squadra. Ti è mancato tutto l'asse centrale. Ci sono mancati dei giocatori che in campo ti fanno fare la differenza. Lui, nonostante quello, è riuscito a dare un buon gioco, è riuscito ad adattare il gioco, perché, non so, mancava Osimhen, allora giocavano in maniera stretta, con Petagna giocavano rispetto in quella maniera. Rispetto alla domanda, rispetto per me all'anno scorso... è quel cambio che mi è piaciuto. Rispetto all'anno scorso. C'è una diversità. E Gattuso, c'è una diversità anche perché... ha avuto il suo periodo di super infortunato, però io ricordo che l'anno scorso, nella gestione dell'emergenza, il Napoli proprio affondato... Sì. Completamente, no, non si vedeva niente in campo. Quello, questo però. A Spalletti glielo penso che. Però state parlando di un allenatore che ha più esperienza, carisma, personalità, però, se dobbiamo, esperienza. Se devo vedere una bravura. Differenza, per esempio, quest'anno, a parte il gioco che è superiore, soprattutto in quest'ultima 7-8 partite, forse neanche tanto nelle 8 vittorie consecutive, le prime 8 vittorie, non ho visto il gioco che ha fatto vedere nelle ultime giornate. Ha avuto più tempo però... Spalletti, sì. Cioè di Gattuso, ha avuto più tempo, è più bravo, già aveva studiato prima, è più bravo. A me sai che cosa però, io lo dico sempre, a me Gattuso in tante cose non mi dispiaceva affatto. No. L'unica cosa però... che magari dove si vede tantissimo la diversità è il fatto di inculcarsi su quella partenza da dietro. Spalletti molte volte questa palla si va a cercare, la palla lunga... Però se vedete bene, no, ha avuto due tipi di atteggiamento, no, il Napoli, sì, con Osimhen e senza Osimhen. Lì è bravura dell'allenatore a capire, sì, le qualità e sfruttare il potenziale dei giocatori... Sì. E fare un Gennaro, tipo di da questo punto di vista, ecco, abbiamo trovato, c'è un aspetto importante che stai mettendo in evidenza, il fatto che abbiamo ritrovato un Napoli cinico, ed è da tempo che noi non trovavamo gli azzurri così. Hai nominato Osimhen, bastava ed era necessaria la presenza di Osimhen per ritrovare quella cattiveria poi sottoporta, quindi ritrovare una squadra? Sì, è un giocatore che diciamo che ci ha portato avanti fino all'infortunio, no? È quello lì che ci ha sorpreso un po' tutti rispetto all'anno scorso. E volevo concludere il fatto del gioco. Con Osimhen tu devi giocare di ripartenza, devi attaccare alla profondità, e mentre con Petagno, con Mertens, devi fare un altro tipo di gioco. Quindi il Napoli ha preferito più la costruzione dal basso con questi qua. Con Osimhen devi attaccare la profondità, e oggi ha fatto benissimo ad inserire il secondo tempo, perché il primo tempo il Bologna è rimasto proprio lì, quindi se avesse giocato con Osimhen magari faceva più fatica, invece mettendolo il secondo tempo, a parte che viene da un infortunio, però i giocatori importanti anche se stanno 15 giorni fermi li butti subito dentro. Però questa era la partita, bravo, la lettura è stata ma in assoluto perfetta. La lettura di Spalletti rispetto alla lettura di Gattuso è più orientata alla strategia di gara. Gattuso andava con il suo spartito, detto ciò io resto dell'idea che il Napoli che è forte, ed era forte anche l'anno scorso.
il Napoli se batte il Verona o se batte il Cagliari, perché sennò ci torniamo a parlare di quella partita con il Verona, il Napoli ha fatto secondo l'anno scorso, cioè parte da secondo dietro l'Inter. Certo. È qualcosa che è cambiato nella testa degli azzurri, però, in mentalità, perché il cambiamento c'è e si vede. Sì, però questo te lo dico tra virgolette a fine anno, perché sennò questo è stato un Napoli. Aspettiamo l'ultima partita. Due settimane fa sembrava che questa mentalità fosse persa un po'. Fuori da questo studio, ovviamente. Io ho letto commenti due settimane fa, anche di più recenti, dove la mentalità non ce n'è stato nessun cambio. Ma infatti la domanda è giusta, perché tutti ci poniamo sempre poi questa domanda: ok, siamo nuovamente tornati a 30, ma facciamo 31 almeno quest'anno? Per quello il giudizio che ogni volta abbiamo espresso, che poi purtroppo talvolta si è rivelato sbagliato, dicendo sì, quest'anno finalmente il Napoli è maturo, poi a un certo punto è venuto sempre meno, quindi non me la sento di dire sì, questo è l'anno tra virgolette aspettiamo giusto. Aspettiamo che è meglio, perché sono anni che diciamo questo e purtroppo arriviamo sempre alla fine. Non si è sentita la mancanza stasera, almeno che non si è sentita la mancanza. Allora, se hai notato bene una cosa, il primo gol, Insigne all'inizio forse di carriera lo faceva, puntare e andare sul lato sinistro. Sì. Ogni volta che andava sul lato sinistro saltava sempre l'uomo, sistematico. Poi adesso lui è normale che man mano che vai avanti vai sempre sul lato forte, dove ti senti più sicuro. E il massa puntato è andato a sinistra. Infatti si è creato, convinto che il massa rientrasse, gli ha lasciato la quel situazione mezzo secondo. Perché tu un destro a piede invertito quasi sempre va dentro il campo. Invece è stato bravo ad andare a sinistra, dove magari non si aspettava. Palla dietro, ha fatto gol. Quindi bene, insomma, che detto ciò, Renato mi vuole male. Elmas onestamente oggi tra i meno brillanti, Cioè io sinceramente l'assenza di Insigne in una partita dove il Napoli l'ha fatta quasi tutta nella metà campo del Bologna, quindi soprattutto quella del primo tempo l'ho sentita. Secondo tempo Elmas ogni tanto è andato via con questo passo bello che c'ha. Che ruolo è secondo voi? Bella domanda. L'allenatore sei tu, lo viene a noi. Secondo me non lo sa neanche lui. Non è portiere. Però se vedevate oggi si accentrava molto. Secondo me a lui piace proprio giocare sotto punto in un 4-2-3-1. Dietro la punta, secondo me a lui predilige quel tipo di... Non riesco poi... a... Qualcuno l'ha paragonato al Perrotta della Roma? No, è un Spalletti. Anno che ci Perrotta aveva un inserimento incredibile, lui ce l'ha ma non sempre così. Con la palla, però. Poi c'aveva una bella gamba Perrotta, tecnicamente molto tattico, quindi in fase difensiva te lo trovavi. Lui corre tanto, questo lo si deve a Elmas, corre tantissimo. Secondo me è ancora comunque acerbo in fase tattica difensiva, quindi sulla posizione magari a volte sta più largo, viene richiamato spesso, però non riesco proprio a capire che ruolo abbia. Io ho l'impressione che sia un po' immaturo, perché lui certe volte rincorre il pallone come si fa sui marciapiedi quando uno gioca fra amici. Un pallone è mio. Sentiamo, è stupendo perché sentiamo è giovane. Quanto c'ha? 21 anni? Renato, Franco, sentiamo il parere di un tifoso che ecco è qui con noi in collegamento telefonico a Supergol. Gennaro, buonasera, ben trovato. Salve, buonasera. Salve. Prego. Volevo salutare innanzitutto tutti i presenti in studio. Niente, volevo soltanto raccontare l'emozione di questa partita, ecco, poc'anzi terminata. Volevo, al di là di tutti i discorsi, raccontare la gioia di tornare alla vittoria, la gioia di vedere le squadre che ci precedono perdere punti e quindi tornare di nuovo a sperare per risalire la... Saremo in grado di rimontare per appunto Gennaro il nostro Napoli, ce la farà rimontare i milanesi? Io credo di sì, non vorrei affrontare sempre gli stessi discorsi, però il Napoli è stato quest'anno molto molto sfortunato per le assenze, è inutile dire che la rosa comunque è stata molto molto dimezzata, quindi è vero, i giocatori sono tutti importanti, però perdere persone come Koulibaly, Fabian. Gennaro, hai una domanda per il nostro parterre? Più che una domanda, volevo sottolineare, perché ne sento parlare pochissimo, sento parlare di Osimhen, sento parlare di Insigne, il contratto, sento parlare di tante cose, ma non sento mai parlare che di Lobotka, che quest'anno ci sta dando una grossa, grossa, grossa mano. È un giocatore che non penso sia rinato, penso che sia stato sempre forte, e
per me sta dando una grossa mano al centrocampo del Napoli dopo che Anguissa ne è venuto a mancare. Grazie Gennaro, sì, che... di Lobotka era... Prego, prego. Sì, ne abbiamo parlato anche settimana scorsa proprio Franco, cioè proprio... Straordinario. Cioè, questo tuo pensiero di un Lobotka straordinario. L'abbiamo recuperato fisicamente ma soprattutto tatticamente e mentalmente, quindi adesso sta dando un grande contributo. E pensiamo che nel centrocampo iniziale delle prime partite non c'era. Esatto, non e infatti c'è. È uscito fuori nell'emergenza. Nell'emergenza. Se non ci fosse stata l'emergenza, chissà. Però si è fatto trovare pronto. Sì, no, cioè, adesso adesso faccio... le prime partite le ha giocate, le prime due o tre partite le ha giocate, si è infortunato. Perché si era fatto male. Sì, poi sì, ha trovato la quadra con Anguissa, Fabio Ruiz. Però le prime tre partite giocò la Lobotka. Non a questi livelli, però bene. C'era Demme che poi stava giocando meglio. Però per stava cui... bene fisicamente. Cioè, sì, infatti, infatti la domanda che faccio a chi è stato in uno spogliatoio, a chi fa l'allenatore, è nato prima l'uovo o la gallina? Cioè è colpa di Gattuso che l'anno scorso no, non lo vedeva o lui l'anno scorso non si è mai fatto la lui la colpa è della campo, cucina era... campana bello rotondo. Ma io credo che sia l'anno scorso, l'anno scorso... per Fabiano. Io credo che sia colpa del calciatore. Sì. No, perché voglio forza. Difendere l'allenatore, no, 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 perché faccio perché, l'allenatore, però solo chi ha fatto il però il lavoro, giocatore sa. Si deve mettere nelle condizioni di essere scelto. Quest'anno si è presentato. Se io sono forza. Nelle condizioni sì. di essere scelto dall'allenatore, se non mi sceglie devo far rimpiangere quella scelta non iniziale, quando vengo chiamato in causa. L'anno scorso era impresentabile. Anche no, fisicamente. Fisicamente soprattutto. Avrà avuto almeno 3 kg, 4 kg in più. Non sono così, anche 5. Purtroppo anche non sono 5. Più così giovane ad aver fatto questa domanda senza avere poi un contraltare. Perché io l'unica cosa che imputo a Gattuso dell'anno scorso dal punto di vista della gestione non è tanto Lobotka per il motivo che ci siamo detti, però la stessa discriminazione che lui ha avuto nei confronti di Lobotka l'ha avuto nei confronti di Rachmani. E Rachmani è un buon giocatore che si è presentato bene anche l'anno scorso. Però dai, dopo cioè, l'errore ma... però poteva ho capito, ma farlo se stare in panchina sì, fino alla fine del campionato, invece poi la quell'Udinese Napoli arriva alla 13ª giornata sì, sì, e Rachmani non questo aveva fatto un minuto. Cioè, sì, parliamo di un giocatore che aveva fatto bene a Verona. Allora Lobotka viene che aveva fatto bene col Celta Vigo e comunque era arrivato nei primi mesi e Gattuso l'aveva fatto girare nelle rotazioni. L'anno scorso gli chiude praticamente la porta in faccia. Chiudi la porta in faccia a Rachmani, che quest'anno sta facendo così bene, ma che l'anno scorso, al netto di quell'errore a Udine 50-50 con Meret, continua a fare discretamente. Lì mi ha dato la sensazione, ecco, che quando tu dicevi Spalletti riesce un po' a coinvolgere tutti, a essere, rispetto a Gattuso, meno in qualche modo chiuso. Come hai detto, a parte, però navigato. Secondo me devi anche avere un piano B, no? Tu parti in un modo... Se vedi che le cose vanno bene, prosegui in quel modo. Se vedi che le cose non vanno per il verso giusto, provi a cambiare. O cambi gli uomini, o cambi il sistema di gioco, o cambi il modo di giocare, provi a smuovere un qualcosa. Gattuso era un po' troppo integralista, no? nel modo di pensare. È più bravo. Bravo, bravo, per carità, bravo, però sì. Nelle difficoltà non trovava una soluzione alternativa. La gestione dell'emergenza. Spalletti ce l'ha, e l'ho fatto prima l'esempio con Osimhen in campo e senza Osimhen. Intanto il centrocampo con Lobotka, però c'è anche Gianluca che vuole riportarci una news. Gianluca, evidentemente, o dal mondo del calcio o magari una domanda da parte dei nostri telespettatori. A te Gianluca. Sì, Mario, ti volevo riportare che innanzitutto la Fiorentina prima raddoppiata e poi triplicato prima con Bonaventura e poi con Biraghi. E poi ti volevo riportare la domanda di Michele da Frattamaggiore che scrive: secondo voi anche con il rientro di Anguissa Lobotka sarà il titolare a centrocampo? No. È difficile bella. Proprio no. Cioè con Anguissa che sta bene, Lobotka per amor del cielo sta giocando benissimo, sta dando un peperino, da un qualcosa in più. Però con Anguissa trovi sia tecnica, sia fase offensiva, fase difensiva e altezza. Cioè c'hai secondo me tre cose da valutare bene. Dipende anche un po' dalle partite. Cioè, può essere che se cambi. Fai una partita come oggi ci sta bene anche Lobotka, Fabian Ruiz, perché la palla ce l'hai sempre tu. Mi pare eravamo con Renato al 43esimo, il Napoli aveva il 72% di possesso palla. Lobotka è un giocatore di possesso, no? Sterza la tiene, te la gioca vicino, poi magari cambia gioco. Se devi fare una partita box to box con l'Inter,
Io faccio giocare sempre Anghissa. Anghissa, sì. Se devo fare la guerra, fa spallate là in là. Nel Milan. La settimana ti può dare delle indicazioni, no? Chi sta bene, chi sta meglio dovrebbe scendere in campo. Però come fai a togliere in questo momento lo Bocca dal campo? Ma magari sono rientra Anghissa, non sta in condizione, quindi alternerà un po'. Quale sarà quindi la logica che seguirà adesso in ottica scudetto? Perché abbiamo detto questa sera che l'emergenza, ecco, titolo anche la redazione, l'emergenza è passata, sta tornando un Napoli perfetto, ma cosa c'è da migliorare? Perfetto, cosa fare per renderlo più che perfetto, Fabiano? Perfetto assolutamente no. No, cioè, quindi gli ultimi 20 minuti di oggi da dimostrano che non è un Napoli perfetto sicuramente, perché nella gestione del pallone, una volta che vinci 2-0... contro comunque una squadra più scarsa, devi riuscire a gestirla molto meglio, devi riuscire a star tranquillo. Invece fino alla fine si è rimasti un po' con l'ansia che facessero questo 2-1 e che magari si risvegliasse la partita. Allora in questo sicuramente penso che debbano migliorare. C'è un'altra telefonata, c'è un altro messaggio, Gianluca? Sì, Mario, c'è la domanda di Luigi da Napoli per Renato, che scrive: perché non togliere Insigne e aggiungere un Lobotka a centrocampo? Insigne con la testa è già a Toronto. Tu d'accordo? Detto dove sta giocando Lobotka? No, ma dico, sono d'accordo che il Napoli può giocare senza Insigne, ma non, sul Lobotka no, cioè Lobotka deve giocare là. Però, per esempio, a me Lozano... anche a sinistra non mi dispiace, insomma. Però oggi Lozano ha fatto vedere, Lozano è nata a destra. È un lineare, è un lineare. È una vecchia alla destra, che poi a me piace fa come idea. Malissimo poi là, perché però l'anno scorso con Gattuso giocava spesso a sinistra e non giocava male. Lo so. E a molti piace a sinistra Lozano. No, anche in nazionale. Ma, secondo me, io ho riflettuto molto. Lui disse una cosa, il fatto che di vedere Lozano più alto nella postura. Lozano si vede dall'inizio se giocherà una bella partita o una cattiva partita in base a come sta dritto in campo. Non so se ci avete fatto caso. Oggi dalla prima palla che ha avuto, che non è andato a terra, che non è scivolato, non è finito a terra, non è andato lungo, ha tenuto proprio bene la posizione. Quella palla bellissima che ha dato Ruiz, che lui ha stoppato e ha tirato e poi ha fatto la parata a Skorupski. Già là si è capito che Lozano avrebbe fatto una partitona. Ci sono altre partite in cui Lozano vede all'inizio che inizia a correre, si dimentica il pallone, scivola, cade... Oggi l'ho visto più sereno. Che fosse l'assenza di una presenza più ingombrante a renderlo più sereno. Non lo so. No, però vale anche che poi con la Fiorentina, per esempio, quando avrebbe potuto... Però è entrato tignoso, Poi lascia stare che si è fatto espellere, ma è entrato bene. Però poteva strappare proprio la partita con le caratteristiche sue. Sì, è vero, ha preso anche un bel palo. È entrato bene in partita con la Fiorentina. Io voglio ricordare un giocatore perché... importante, non è... cioè, costato tanto, magari non vale. Vabbè, però per quello che è costato, non è costato, ti aspetti qualcosa in più. Lozano, eh? Io quest'anno mi aspettavo una stagione più o meno simile a quella dell'anno scorso, che ha fatto 14 gol, l'ha fatti. Però io però una cosa Politano che non riesco gli ha tolto a capire un po' di spazio quest'anno. È il nostro autolesionismo o il nostro masochismo. Bravo. Noi abbiamo Insigne in squadra, che fino a prova contraria Giugni è nostro. Non è nostro, è non nostro. Devi ragionare, non è il più professionista del è così, Napoli. Il professionista non è così più un giocatore e lui sta Napoli su quella fascia. Oggi se avevamo Insigne su quella fascia al posto di Hermas, la partita la chiudevamo prima. Se fosse stato un professionista non avrebbe fatto quella uscire quel no, video là. No, ma per me il professionista è quella non c'entra. Il professionista è anche nel modo di comunicare. Il professionista è quello che va in campo e gioca bene. Lorenzo l'ha sempre fatto. Io penso che non c'entri lui. Cioè Lorenzo sotto tanti punti di vista serve tantissimo a questa squadra. Serve tantissimo, numero uno, perché è il primo tifoso. Cioè, lì in mezzo ce ne sono pochi che sono così attaccate alla maglia. Meno male che ha attaccato, I discorsi, per me non ha avuto neanche rispetto per i discorsi fatti fuori, secondo me. Non voglio sembrare ripetitivo, però. Tiri fuori tutti i discorsi che ci sono. Noi purtroppo non li sappiamo i discorsi che ci sono, quindi mi sembra abbastanza... in base a quello che vedo da fuori. Però mi sembra abbastanza stupido valutare una cosa da un solo parere, guardandola solo da un punto di vista. Lorenzo sicuramente è un professionista, allora, è uno che dà l'anima, è uno scarso, che difende, uno che cerca che di attaccare. Non sa giocare a pallone, mai detto. No, ma però, la settimana scorsa ovviamente tu non c'eri, è stato affrontato un po' più l'argomento. Io ho detto soltanto che anche se aveva ragione fino a 20 giorni fa in tutta questa gestione, il contratto, il rinnovo, dove vai, dove non vai, stai a Napoli e così via,
sei passato dalla parte del torto dal momento in cui tu, il tuo entourage... Si può chiedere a Renato, ma quindi se la comunicazione di Insigne non ti piace, la comunicazione del Napoli ti piace? Già abbiamo parlato. Beh, il tweet di ieri era fantastico. Mi vuole far querelare. Bellissimo. Io peraltro pensavo fosse uno scherzo all'inizio, quando l'ho visto anche in chat. Quando qualcuno che fa l'odontostomatologia l'ha messo nel nostro discorso. Ma cambiato discorso perché quello è d'accordo con Fabiano. Su Insigne sono rimasti solo con il cedino in mano. Sì, c'è una domanda che, ecco, Gianluca, velocemente, c'è una domanda? No, abbiamo un tassativo, restate con Supergoal. Ed eccoci, ben ritrovati a Supergoal. Adesso entriamo proprio nel vivo dell'analisi dei singoli, chi migliori, chi peggiori in campo, con il super top e il super flop. Però prima del tassativo ci siamo lasciati proprio con questo tweet che vorrei commentare con voi, ma naturalmente con il nostro fratello. Quindi chiedo gentilmente alla regia di mostrare il tweet in grafica. Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita fatta di calcio onesto e spettacolare. Franco, Io credo che certe volte il silenzio sia d'oro. Hanno perso un'occasione per stare zitti, perché hanno espresso un parere sul calcio onesto, un tempismo perfetto, molto discutibile. Sì, non lo trovo. Era poco allusivo. Sì, ma mio amico mi ha scritto, ma è una fake. Cioè, perché se tu anche nei confronti del Napoli, se tu dici quella partita è stata onesta, vuol dire che tutte le altre non sono state onesti, comprese quelle che hai fatto tu. Cioè, è un'uscita un po'. Sì. Il primo commento sotto era Aurelio, posa il vino. Ah sì? No, qualcuno poi sosteneva che non è stato proprio di Aurelio, ma è stato di qualcun altro. Però Bardi è andato in tendenza su Twitter, Però diciamo di chi è stato veramente stato. Ma perché una chi cosa è che scrive di solito questa pagina? No, io non lo so. No, non lo so manch'io. Ma... Nunzia, cosa pensi di questo? È stato molto gettonato come commento su Twitter. Che dire? Che può essere servito per aumentare visibilità, perché anche nelle altre squadre ne hanno parlato, quindi forse è stata una tattica del Napoli per farsi... Per distrarre il Bologna. Esatto. No, però davvero, dal punto di vista... Ha avuto un buon riscontro veramente. Perché paradossalmente sui social funziona molto spesso anche... la psicologia inversa. Esatto. Sì. Anche quello che diciamo... Lo stanno facendo anche altre squadre, però, questo. Ora non mi ricordo... Allora, ci sono tanti oggi... Molte società hanno dei Twitter manager, quindi non solo dei social media manager, ma anche dei Twitter manager. Questo, diciamo, al Napoli non avviene. Ci sono stati esempi, il Pescara è stato il primo, di social media manager che poi hanno fatto cose che hanno portato grande visibilità alle loro squadre. Il Pescara mise la maglietta del Pescara a Messi quando si discuteva del rinnovo di contratto di Messi con il Barcellona, e questo, diciamo, un po' disegnato un po' una strada dal punto di vista della comunicazione, quello di cui mi occupo, quindi sento di poterne parlare. Il Napoli ieri ha fatto una cosa da Napoli, cioè estemporanea. Potrebbe anche avere un senso nel momento in cui tu volessi dare una continuità a questo tipo di comunicazione, cioè raccontare dal punto di vista del Napoli, sostituirsi tra virgolette ai giornalisti e raccontare il pensiero del Napoli sul calcio italiano, sulle medaglie, faccio per dire, alle Olimpiadi, piuttosto che sulle vittorie del Napoli Basket. Cioè, una società di calcio oggi può immaginare di avere un profilo Twitter o dei social a più ampio raggio, che non si occupino soltanto della propria squadra. Quello di ieri mi è parso però semplicemente un assist per tutti quelli che volevano. No, ma l'errore da un punto di vista della comunicazione è che tu hai anteposto l'aggettivo onesto a spettacolare. Significa che tu hai dato una valenza all'onestà più che alla spettacolarità. C'è una società in Italia che fa della comunicazione di questo tipo bellissima. Ripeto, lo faccio per lavoro, per quello lo seguo. Il Venezia quando perde le partite fa i complimenti agli avversari, o se anche le pareggia racconta di come è stata magari una partita combattuta, eccetera, ma ha fatto i complimenti al Milan, all'Inter. Immaginate voi il Napoli che perde in casa contro la Juve, magari con un gol discusso, e fa i complimenti alla Juve. Per me sarebbe un gesto di comunicazione di altissimo profilo, per cui quello che fa il Venezia, poi il Venezia improvvisamente ti caccia fuori la foto della K più bella di Venezia, della gondola, cioè fa una comunicazione orientata al territorio.
il Napoli difficilmente fa una roba del genere. Se fosse sincero, ecco, si darebbe anche una sorta di insegnamento di morale, di competizione costruttiva. Cioè, se fosse stata una roba che il Napoli avesse già fatto altre volte, ci complimentiamo con la Juve perché ha superato il turno di Champions League. Allora sì, cioè hai una coerenza comunicativa. Sto dicendo una roba assurda, perché figurati se il Napoli facesse una roba del genere, quanti tifosi, no, Renato, darebbero addosso al Napoli. Però se tu hai un'idea di comunicazione e fai questo tipo di comunicazione, a me stava bene anche il tweet di ieri, ma messo così lì, lasciato all'interpretazione. No, oggi era proprio una bella giornata. Il punto di vista, questo è il punto di vista, ecco, della comunicazione. Mi interessa conoscere anche quello dell'allenatore, ecco, quale potrebbe essere l'ottica o comunque l'idea che vi è alle spalle. È anche quella poi del calciatore a questo punto. Il tutto allusivo è, diciamo che è riferita, perché poi si sa un po' in Italia, cioè non che si sa, si dice che in Italia ci sta la Juve che magari è favorita da mille situazioni, quindi magari gioca in maniera poco onesta. Cioè, secondo me faceva prima a scrivere Juve, forse quando era riferita... te la compri la partita, no? No, ma non lo so, però bastava una partita spettacolare, perché effettivamente è stata una bella partita. Sì. Bella, sì, molto bella. Allora, se tu avessi scrivevi complimenti all'Atalanta e l'Inter, che ieri abbiamo visto, ha fatto una partita spettacolare. Basta. Anzi, se me ricevevi anche più onestamente. Perché poi quell'onestamente può avere onestamente il doppio significato. Onestamente se giocato con onestà, onestamente però, detto di per sé, ecco, in maniera però se leggi queste dichiarazioni, cioè intanto immergiamoci appunto nell'analisi dei singoli di questa gara disputata poco fa. Chi sono stati i migliori, chi i peggiori in campo secondo l'ottica del nostro Gianluca Imparato? Magari avrà sbagliato, magari sicuro. Voi avrete altri preferiti, altri migliori, altri non peggiori. Non poteva sbagliare proprio. Chi sei il nostro partner? Però mi raccomando, non trattate meno male, perché la spalla è ancora infortunata. Super top e super flop, vediamoli insieme. Va bene, non c'è per lì. Ah, non mi dicono, sì, allora in attesa di vedere il servizio entriamo proprio nel vivo, perché come super top abbiamo la grafica di Lozano, ne avevo parlato appunto poc'anzi. Se possiamo vedere però i numeri in grafica di Lozano, autore appunto, Fabiano, di questa doppietta, e anche lui è stato ritrovato, come diceva anche un po' prima Renato, Lozano che probabilmente nell'ottica di Spalletti è rientrato, ma solo ora dopo quello che è successo giovedì nello spogliatoio, quindi no, c'è questo aspetto che probabilmente avrà pungolato e stimolato il messicano. Ha fatto un'ottima partita, è entrato concentrato e sicuramente si vedeva fin dall'inizio che volesse giocarla e giocarla bene, e sono contento perché ha bisogno di tante partite così per ritornare a dei livelli in cui l'avevamo visto l'anno scorso, dove ha avuto anche una continuità oltre che belle partite, molto più lunga di quelle di quest'anno. Quali risorse, ecco, in più Lozano rispetto a un Politano? Serve che lui ritrovi continuità all'interno della squadra? Perché è importante per gli azzurri Lozano? Allora, Lozano-Politano è un bel duello, forse il più bello che c'è nel Napoli. Per me Lozano ha qualche gol in più nei piedi e più dentro l'aria ti fa male rispetto a Politano, che magari ha una giocata, ha una gran bella giocata, il suo rientro sul mancino a me piace tanto. Mi spiace che, a differenza di quello che dice Renato, non ha fornito quando ha giocato a sinistra le stesse prestazioni Lozano, perché io comunque sarei curioso di vederli insieme in campo. Però Lozano quest'anno è proprio... no, però l'anno scorso a sinistra qualche partita buona l'ha fatta. Sì, lo può fare, però proprio forse... è un'ala destra, cioè proprio prende parte uno contro uno. Ma anche se sposti Politano a sinistra non ti dà... perché invece Politano è proprio un giocatore di vincolo. Non è facile individuare anche il titolare in questo caso, perché Politano stava bene. Stava bene, era quello che saltava l'uomo più facilmente. La grossa differenza è che lui, quando sta a sinistra, ti va anche tante volte sull'esterno, ma poi lo perdi di qualità nel cross... E quando rientra invece non fa male col tiro come magari potrebbe fare un Insigne.
Capito, quindi magari sulla destra è proprio... Lui riesce anche a superare in velocità. Lui va a destra e a sinistra non supera tanto in velocità. Visto che a Renato piace l'argomento, il grande dubbio è l'anno prossimo il Napoli deve per forza sostituire Insigne, perché non può spostare uno tra Politano e Lozano a sinistra. Cioè, anche se nasce a sinistra, come ricordava Franco, sì, Lozano. Però attualmente sarebbe un ripiego. Ha ragione Gianluca, secondo me in questo momento trovare uno con le caratteristiche di Insigne non è facile. Perché non lo troverai diverso. Io avrei preso Bogà, avrei fatto i salti mortali per prendere Bogà, perché secondo me Bogà a sinistra e Lozano a destra sarebbe stato una grande... Oppure potevi prendere Zaccagni a inizio anno. Sì. E ti trovavi già il sostituto. Che Zaccagni è fortissimo. Anche a me piace. Sarri non lo sta valorizzando perché sta trovando grande continuità di rendimento in Pedro, però Zaccagni per me, nell'ambito del calcio italiano, non parliamo di una stella, però forse il giocatore che più di ogni altro, uno contro uno, insieme a Bogà, ma ovviamente Bogà con un'esplosività diversa, Zaccagni anche un po' più tattico di Bogà. Cioè Raspadori non vi piace a voi, io pure l'altra volta. Però non è una punta esterna. Ma non è una punta esterna. E invece secondo me potrebbe pure adattarsi a... Mi sembra che le ultime partite ha giocato da esterno. Sì, sì, lo fa. Però io credo che una difesa avversaria, Bogà, Lozano e Osimhen al centro, è un po' grande. Forse Bogà qualche infortunio in più rispetto a Zaccagni e Loa. Sì, sì. Fasce muscolari non indifferenti. Questo è vero. Andiamo a vedere un altro super top che è Juan Jesus, protagonista ecco, di un'altra autorevole partita. Siete d'accordo con Gianluca? No, non me l'aspettavo. Ti dico la verità. Fammi capire, non me l'aspettavo. Juan Jesus questi livelli, non ti aspettavi che Gianluca lo notasse? Non mi aspettavo che Gianluca scegliesse lo notasse. Pensavo fosse più scontato dalla vostra presenza. No, io non penso, sai Renato. Scontato, dicendo Fabian Ruiz che comunque ha giocato un'ottima partita. Gianluca ha personalità, quindi non penso si sia lasciato. Io avevo suggerito Zielinski come secondo. Secondo me invece gli è caduta un po' la spalla, ha sbagliato a mettere la precettina, capito? La spalla è offesa la spalla. Ma secondo voi Jesus, ecco, altro protagonista straordinario di Super Top, a tratti potrebbe ecco, avvicinarsi al calciatore Koulibaly? No. È tipo cattivo il corale. No, al mondo credo che ce ne saranno due o tre. Però penso gli altri non facendo un campionato pazzesco. Ma neanche, secondo me Koulibaly... Però Mandic è un grande giocatore. Sì, cioè, Koulibaly forse ha più velocità rispetto... Sì, però ha potenza, velocità, ora... È anche molto più attento nelle però posizioni. Lui ha un qualcosa di particolare, no? Io l'ho notato negli anni scorsi, soprattutto con Sarri, che Sarri lavora tutto in base alla palla, no? Lui ha una capacità di recupero molto molto elevata. Lui certe volte, la scuola italiana ti insegna a ruotare, no? A seconda di dove sta la palla. Sì, sì. E fare le marcature preventive, quindi metterti all'interno tra l'uomo e la palla. Koulibaly non lo fa, Koulibaly spesso sta all'esterno rispetto alla palla, però te recupera, è una qualità impressionante che non c'ha nessuno. Sembra un pugile che invece di tenere la guardia, tiene la guardia bassa, quasi a provocarti. Certe volte sembra che parti in ritardo. Dice dai colpisci. Questo è importante, pure sbagliare posizione ma tanto la recupera. A livello fisico, lui ancora ne commette gli errori, ma a livello fisico, come hai detto te, lì, cioè non ti fa vedere l'errore, perché magari sbagliando anche posizione, tu non ti accorgi che ha sbagliato perché la palla la recupera sempre lui. Stiamo dicendo del lavoro incredibile, no? Di mister Spalletti nei riguardi di ogni singolo calciatore, probabilmente proprio con lui si vede il lavoro svolto sino oggi da Spalletti e lui ed è grazie a Spalletti che possiamo ritrovare questo calciatore rinato, Gennaro? È proprio frutto del lavoro di mister Spalletti? Beh, sì, sta dando una grossa mano, però è sempre stato così. Difficilmente l'ho visto. Sì? Forse quando è tornato dalla Coppa d'Africa. E qui apri uno squarcio. Mi sembra veramente di sì, uno squarcio. Che venne. Ah, no, saltò il ritiro, giusto, mi sembra? Perché ebbe la delle Coppa difficoltà. D'Africa ogni tanto lascia degli strascichi che vanno al di là. Cioè, non è soltanto il mese di assenza. Salà tornò dalla Coppa d'Africa proprio con la Roma di Spalletti e non era più lo stesso giocatore. No, cioè... però c'è un motivo medico. Era pure quell'anno che era dato per partito, mi sembra. Ma sì, era dato per Ramadan, venduto. No?
Lei problema climatico, di alimentazione, e poi ebbe pure un problema tipo una febbre, per cui tu salti completamente stagione, ti trovi in un momento caldo, ma caldo vero, con un'alimentazione diversa, e praticamente anche il tuo microbiota intestinale, al di là di tutto quello che ti puoi portare, anche il cuoco personale, ma tu cambi alimentazione e i primi giorni sono termini difficilissimi per noi. Non provare nemmeno, perché te la dimentichi. Se vai a vedere il significato, te lo dimentichi. Come si fa a tornare a parlare di calcio dopo microbiota? Cioè, è impossibile. Ma è vero, perché tu, tu ci metti in difficoltà. Ci metti in difficoltà. Ma io l'ho detto, lui è il top player ma infatti ha fatto anche finta di non sapere prima Benitez. Io mi sento un microbeota. C'è l'opzione Cannavaro, quindi in questi mesi noi rischiamo anche di perderlo, Franco Di Stasio. Lasciamolo completare. No, per io ricordo per esempio Fabio, che è una persona estremamente intelligente. In Cina avevamo 25 calciatori, 3 brasiliani, 22 cinesi. E poi lo staff italiano, e c'erano 3 tipi di cucine diverse, proprio perché nessuno voleva che si abituasse il regime alimentare a un altro regime. Cioè, i brasiliani mangiavano brasiliano, i cinesi cinese, gli italiani italiani, e c'era l'italiano che mangiava un po' di cinese, un po' di brasiliano, perché però l'alimentazione sarà la nuova frontiera del calcio e dello sport, saranno due: l'alimentazione e l'energia nervosa. La gestione corretta delle due cose porterà a un aumento della performance. E questo è il tema del convegno che andremo a realizzare alla fine di questa trasmissione quest'estate. Va bene. Potrebbe essere molto interessante. Calcio e cibo, perché credo ci sia una correlazione oggi fondamentale. E l'aspetto motivazionale, al quale poi ormai penso nessun calciatore possa, anche Fabiano come agente con i suoi calciatori, non ne può più fare a meno. Sì. Cioè, oggi è diventato simil tennis il calcio. Prima era solo il tennista ad avere bisogno del, tra virgolette, del mental coach. Oggi i calciatori hanno un aspetto da allenare, che è la mente. Se ne parla di più perché si è perso, cioè, mentre prima il ragazzo che magari diventava calciatore già mentalmente per forza di cose doveva esserci, perché se no uscivi fuori subito. Ora invece tanti ragazzi comunque a livello mentale sono fragili, quindi sicuramente devono essere seguiti, e quello dà un qualcosa in più. Apro una parentesi sul Napoli. Il Napoli cura moltissimo l'aspetto alimentare, fondamentale. Vabbè, Raffaele è il numero uno su questo. Raffaele in assoluto canonico e straordinario, quindi proprio tengono conto di questa cosa. Oggi trippa avevo mangiato. Oggi trippa. Pesante. Ma per dire ancora, cioè veramente finiamo, perché stiamo andando veramente molto nel tecnico. Saremo fame, tra l'altro. No, ma quanto Franco ha ragione. Mi raccontava Gigi De Canio che quando lui ha allenato al Watford cercava di portare un po' l'alimentazione italiana, perché sicuramente noi mangiamo più pulito, no, rispetto ad altri paesi. Ma se tu toglievi ai giocatori inglesi le loro abitudini alimentari, li perdevi anche in camera. Sì, sì, sì. Certo. Sì, sì. Nonostante mangiassero malissimo per quella che è la nostra cultura del cibo per quanto concerne gli sportivi. Quindi è un mondo l'alimentazione. È un mondo enorme, sì. Andiamo da Gianluca, che deve riportarci anche aggiornamenti in tempo reale della partita che si sta disputando questa sera, Fiorentina-Genova. Qual è la situazione, Gianluca, ma soprattutto se hai delle domande per il nostro parterre da parte dei nostri telespettatori? Sì, Mario, innanzitutto Fiorentina e Genova sono ancora sul risultato di 3-0 per la Fiorentina, e poi ti volevo riportare un paio di messaggi. Partiamo con il messaggio di Veritas, che scrive: buonasera, sono Veritas dal Palazzo Donnanna, una proposta, facciamo giocare il Napoli sempre fuori casa. E poi andiamo con il messaggio di Peppe, che scrive: buonasera, sono Peppe da Roma. Secondo voi può essere che la differenza tra Gattuso e Spalletti sia dovuta al differente approccio rapporto umano rispetto ai giocatori? Spalletti è più genitore comprensivo, Gattuso l'amico che ti carica di responsabilità. Grazie per l'attenzione e sempre forza Napoli. Lasciare rispondere l'allenatore. Bisogna conoscerli personalmente. Io Spalletti lo conosco per quello che vedo in televisione, ho per sentito dire. Gattuso forse l'ho conosciuto un pochettino meglio, perché ci ho giocato insieme in nazionale, sono stato insieme a lui tra i primi due ad andare con la legge Bosman all'estero, quindi l'ho vissuto un pochettino di più. E come lo vedete lì, è così nella vita, ragazzo molto pulito. E Spalletti no, non lo conosco bene, ti ripeto,
Non saprei, influisce tantissimo l'empatia che si instaura tra allenatore e il giocatore, Fabiano. Allora, sì, ma dipende, cioè io il gruppo non lo vedevo così disunito come se ne parlava, no. Anzi li vedevo tutti pro Gattuso, infatti anche alla fine hanno cercato i giocatori fino alla fine di tenerlo, quindi forse non penso troppo sia quello. Mm-hmm. Forse anche troppo. Perché il gruppo a un certo punto si è schierato con l'allenatore. Sì, sì. Sì, ma ha saputo che non veniva confermato e automaticamente un po' tu perdi, no? Diciamo che per il gruppo del Napoli che si schiva con il presidente mi riesce abbastanza difficile. Oh, Spalletti c'ha 60 anni, no? E Gattuso ne ha? No, infatti la domanda era molto interessante. Credo che sia quasi scontato, cioè per definizione che Gattuso forse avesse un approccio diverso con i... Grazie, anche che di età era più vicino, insomma. Ricordiamo anche che l'anno di Gattuso non è stato un anno semplice per lui dal punto di vista personale. No, ha avuto il problema all'occhio. È in famiglia, quindi però è una situazione molto delicata. Però che Spalletti catalizzi di più le pressioni della piazza su di lui, mentre magari, ecco, Gattuso, essendo più vicino ai calciatori, le condivideva con i calciatori, come diceva il telespettatore, secondo me non è sbagliato. Cioè, Spalletti è un personaggio della panchina, Gattuso è un grande personaggio del calcio, però Spalletti è un personaggio della panchina che prende su di sé tante responsabilità e toglie a Roma non è facile. Spalletti c'è stato due volte a Roma, Roma pure una bella piazza anche tosta, Milano, le grandi piazze certe volte quando le cose non vanno bene non riesce a fare risultati, certo. Anche a livello empatico, no? Non riesce ad avere un... C'è anche un altro messaggio che non abbiamo commentato Gianluca e che per appunto ci ha letto poc'anzi Gianluca: giocare fuori casa. Beh, ma tanto adesso mi spiace dirlo, ma tutte le partite diventano praticamente uguali, perché con il limite di 5.000 spettatori all'interno degli impianti sportivi, o casa o trasferta, dipende soltanto, diciamo, da quanto costano i biglietti, però tolto questo aspetto, voglio dire, alla fine sempre 5.000 spettatori. Costano meno fuori, eh? Sì, sicuramente costa di meno, compreso di viaggio, andare a vedere il Napoli fuori casa, ecco, che vederlo in casa con la Salernitana. Gianluca, che vuoi riportarci gli aggiornamenti della partita Fiorentina-Genova? A te, Gianluca. Sì, Mario, quarto gol della Fiorentina dopo il rigore sbagliato ha segnato Dusan Vlahovic. E poi ti volevo riportare un altro messaggio, stavolta quello di Luigi da Napoli, che scrive: il Napoli finalmente sembra essersi ritrovato e soprattutto sembra che la vicenda Insigne non abbia influito sul gruppo. Sinonimo che il capitano non è così importante per la squadra? Mamma mia. Renato, non so se voglio lasciare rispondere te, magari. Come si chiama il tifoso che ha scritto? Luigi, se non erro. Questo sarà un comparente, sicuro, sono sicuro. Signor tifoso, scusi, lo vede che qua sono tutti, però è meglio che... Sono sicuro. Faccia una domanda diretta al professor Di Stasio. Mi sta mancando una persona. Enzo, salutiamo Enzo Agliardi. Però ha visto la partita con noi, Enzo Agliardi, quindi una precio per Enzo. Di là delle telecamere, salutiamolo Enzo. Vuoi commentare? Devo salutarlo, l'ho salutato prima, quando sei andato. Franco, vogliamo rispondere al nostro telespettatore? No, io credo, guardate, che una squadra è un meccanismo complesso. Il fatto che la squadra giochi bene non significa che la squadra stia giocando contro Insigne, anzi, è tutto il contrario. Il calciatore, per dimostrare il suo attaccamento, deve fare il suo dovere, giocando bene. Anche per il capitano. Dice di no, Renato. Io sai cosa? Da giocatore comunque le ho vissute queste situazioni, non io personalmente, però dinamiche ho avuto compagni che magari dovevano andare via, che si sapeva che dovessero andare via. E si nota poi la diversa reazione, perché magari puoi trovare il compagno che dice: ragazzi, io da oggi non mi rompete le scatole, ma devo andare via, non mi voglio fare male. E comunque ti rimane capibile da calciatore, dici va bene. Deve tutelarsi. E gli dici va bene e si lascia estraniare. E invece poi trovi quello che fino alla fine rimane professionista. Per me, per quello che è il mio conoscere Lorenzo Insigne, fino alla fine ci sarà e darà senza tutto. Senza dubbio proprio. Quindi non poi per Renato e tutti i parenti di Renato, quello che fa chiamare. In due stagioni è la prima volta, il tema su cui non mi trovo d'accordo con Franco Di Stasio, è il primo. Vediamo se ti trovi d'accordo o... No, però io dico quello che dice Fabiano, non è supportato dai, cioè, da quello che poi è accaduto in campo fino a che non si è infortunato. Dovremmo vedere,
però ancora quello che accadrà di qui a giugno, quindi diamone la possibilità e vediamo quello che accadrà, ma soprattutto se avrà la possibilità poi di poter giocare, perché poi un conto è scegliere un conto e non dare la possibilità poi al giocatore di giocare in serenità. No, non credo che ci siano dubbi su questo, nel senso che anche Spalletti li ha già in qualche modo chiariti. Insigne ci sarà e sarà titolare della sua fascia, anche quella di capitano, finché vestirà la maglia del Napoli. Adesso vediamo se già rientra con la Salernitana, forse quella dopo. Sinceramente l'ultimo Insigne a me, quello di 90 minuti in Juventus-Napoli, è piaciuto tanto. Con la Sampdoria magari meno bene prima dell'infortunio, ma tutto il Napoli meno bene. Non è la migliore stagione di Insigne, sono d'accordo con Renato, cioè la migliore stagione di Insigne è stata sicuramente la stagione scorsa, dal punto di vista realizzativo, culminata secondo me con un europeo importante come quello che ha fatto anche tutta la nazionale l'abbiamo italiana. Detto probabilmente anche per le poche pressioni avute scorso anno, perché pubblico non c'era, può essere chiusi. Che ci sia anche questo aspetto, ma ripeto, tanto torniamo purtroppo a stadi con pochi spettatori. Faccio una valutazione di carattere generale, tolto Ciro Immobile che magari si sta esaltando in un gioco non sarriano di ripartenza, un po' tutti i giocatori dell'Italia, tolto forse anche Giovanni Di Lorenzo, che hanno fatto molto bene all'europeo, ovviamente stanno un po' pagando, ma questo è accaduto anche dopo il Mondiale 2006, cioè quando fai un'estate a tutta dal punto di vista delle energie psicofisiche, non è detto che poi fai una grande stagione l'anno dopo. Perché salti tutto il periodo di preparazione, no? Perché tu la preparazione fai, anche se più piccola, fai un microciclo, lo fai nel mese di fine maggio, perché poi devi partire con... Poi dopo fai un mese di ferie e quindi ti ripresenti con la tua squadra di club 20 giorni dopo che già sono partiti, certe volte anche un pochettino... Sì, ma poi Fabio, ritorno all'aspetto, ti dicevo anche prima Franco, anche a livello motivazionale, vincere un europeo è una grande scarica di adrenalina, però qualcosa ti toglie anche... Beh, però perché... puoi anche essere più... così, rinvigorito da quello che è la vittoria, no? Magari sì, però è la nazionale che ti porta anche un qualcosa in più, secondo Pedone me. Pedone, la mentalità di un ragazzo napoletano che vince l'europeo e poi si sente trascurato nella sua squadra, nella sua città, della quale poi la squadra che ti fa... Ma sai che ti dico, no, da Roma a vincere lo scudetto. Dai. Sono due anni di fila che saltano la preparazione. Perché con il primo anno per il Covid e poi a fine campionato sono andati all'europeo, quindi alla fin fine se vai a contare sono due anni che non fanno preparazione loro e che giocano continuamente. Però ripeto, se lo vede anche a livello generale, non parlando solo di Insigne, non è certamente la migliore stagione di tanti protagonisti dell'europeo dell'Italia, non è la migliore stagione di Jorginho con il Chelsea, non è la migliore stagione, faccio per dire, di Pessina che si era guadagnato l'europeo con la grande stagione Poverino con l'Atalanta. Chiesa che si è infortunato. Chiesa aveva fatto un'ottima concludendo... stava cominciando a giocare bene. Concludendo il discorso Insigne, enunzia, ecco, in un'ottica in cui bisogna dirla, no Franco, sono importanti le entrate di scena ma anche le uscite di scena, quindi quello poi comunque resterà poi un qualcosa per i tifosi partenopei. Come appunto concluderà la sua stagione Insigne, secondo te come la concluderà Nunzia, in maniera professionale? Allora, senz'altro Insigne è stato un pilastro importante per il Napoli e questo c'è da dire. Io sono convinta che riprendendosi dall'infortunio possa comunque ancora dare, perché ci sono due scuole di pensiero, chi è d'accordo con la sua scelta e lo supporta, chi gli va contro. Perché Insigne è un odiettamo, lo diciamo sempre. Nunzia. Ha indicato quindi... Renato per caso. Secondo me Renato lo sa. Renato cosa farà Insigne. Se non lo sa. Ha detto che si fa un biglietto per Toronto. Ha indicato la gente. Intanto che cosa accade anche e cadrà ancora a Dries Mertens, perché il flop nomenclato e scelto dal nostro Giallo che ho imparato ricade proprio su Mertens, bocciato Renato per una partita non giocata benissimo, abbiamo i numeri in grafica, ecco, ha forse le batterie un po' scariche secondo voi Mertens, ha perso un po' le energie? Allora ha fatto una partita dove cioè comunque si è mosso tanto, ha toccato pochissimi palloni. E poi se facevano tutto gli altri, gli sono arrivati pochi palloni, non so se anche la chiave tattica fosse quella di rimanere lì e magari non uscire troppo fuori, dipende anche da quello, sicuramente non è stato il Mertens più lucido. La continuità a Mertens non l'abbiamo mai vista, la continuità di Mertens non è la sua dote principale.
Ma assolutamente. Soprattutto non lo è oggi, voglio dire, esattamente. Io volevo sottolineare invece una cosa molto raffinata che ha detto Mario, bellissima, sull'entrata e sull'uscita di scena. Io che mi capita di frequentare pure il gruppo di attori, l'uscita di scena è importante come l'entrata. Come l'entrata. Quello che accade al centro non importa, perché magari un errore non, al pubblico no, non fa caso, ma è importante. Sarebbe bello vedere un Insigne che se ne va via dopo aver vinto il titolo. Bellissimo. E tutti poi. Ecco, a proposito di Insigne, volevo provare a cambiare argomento. E se però Napoli vincesse il titolo senza Renato, Insigne. Renato, tra l'altro, senza ecco, Insigne, noi vogliamo provare. Eccolo, come Remacunto. Io che uscita sarebbe? Domanda la rivolgo a te. Che uscita sarebbe intanto? Se Napoli vincesse lo scudetto con Insigne in panchina da qua fino alla fine del campionato, che uscita sarebbe? Magari non in panchina, no, rispondi. Magari non in panchina, non svigolare. Magari non in panchina, magari giocando professionalmente sarebbe una bellissima uscita, ah, e certo, una sorta di riscatto anche nei riguardi dei tifosi, di quella fetta di tifosi che però appunto prevale l'odio, cioè, non l'amo. Allora, volendo fare un quadro, la perfezione sarebbe il Napoli vince lo scudetto con Insigne e De Laurentiis vende ad Amazon. No, ma sarebbe la perfezione proprio. E vissero felici e contenti. Secondo me la profilo Twitter oscurato. La perfezione è già il Napoli vince lo scudetto, sì. Cioè tutto quello che accade dopo. È noia. Dicevamo, Renato, io volevo provare a cambiare argomento perché so che scusa, ti bolle so, dentro e ti arrabbi, però purtroppo non ci riescono. Mi dicono che ci sono una iosa di messaggi e laddove il protagonista è Insigne. A te, Gianluca. Dettaci e un po' leggici questi messaggi di un Insigne che polarizza tuttora la scena all'interno della squadra azzurra e non ha giocato. A te, Gianluca. Esatto, Mario, perché il triangolo Insigne, Renato, Fabiano interessa molto ai nostri tifosi e quindi direi di leggere il messaggio di Michele da Napoli che scrive: bravo Renato, l'unico che dice quello che pensa su Insigne. Caro Fabiano, non è che l'amicizia con il giocatore rende meno lucido il tuo giudizio? Secondo me sì, rispondo io. Gliel'ho offerta una volta. No, a me giusto. Oramai penso che mi conosciate. Io se devo dire una cosa la dico, ma senza proprio nessun problema. E se dico che Insigne è molto professionista in quello che fa, lo dico perché sicuramente l'ho conosciuto in passato. Si vedrà sicuramente al rientro dopo la prima partita. Si sta preparando con la postura che gli ha insegnato Franco, Renato. Non riesco a vederlo là, lo devo guardare in faccia. Non è vero. Ti deve dare la postura da Lozano. Cosa ti deve offrire, il sushi o la pizza? Che ti deve no, offrire? No, con quei soldi lì voglio una cena. Ah, non so dove. Caro Alessandro, vedi, come voglio salire una pizza. La pizzeria voglio, non una pizza. Renato è l'unico che dice quello che pensa, quindi c'è l'intimo convincimento sì, che noi diciamo qualcosa che non pensiamo. Onestamente. Non per difendere i miei colleghi, non è una questione di stupidi per davvero, la pensano veramente così. Non è una questione familiari. È una questione di avere proprio un'idea anche diversa rispetto a certe cose. Per me Insigne non va più valutato in base a quello che fa in campo, quello che ha fatto in campo. Va valutato per altre cose, già ho detto, non le voglio stare a ripetere qua. Questo è il mio pensiero, Fabiano ovviamente va a mangiare il sushi. Se tu hai un lavoro, cioè ora il tuo lavoro tu sai che ti scade fra 3 mesi, sei il tipo di persona che allora lascia e molla tutto o sei il tipo che lavora come è giusto fare fino alla fine dei 6 mesi e poi prende e se ne va via? Cosa rispondi, Renato? Cioè, è questo da guardare. Allora, sincero, di sicuro... Io l'ho detto una cosa. Di sicuro non faccio un video e lo metto sul web dove sfotto, dove annuncio il mio passaggio agli altri 6 mesi prima. Ma magari sta nel contratto, ci sono tante di quelle postille. La metto su un altro piano. A me la maleducazione, non nel senso maleducazione proprio, come la vogliamo, di comunicazione. Cioè, la poca sensibilità nei riguardi dei tifosi, ha offeso 6 milioni di tifosi, poi che della mente se chi ha offeso? Diciamo, chi l'ha? È una idea, posso pensarla così. Però devi sentire anche l'altra campana. Difesi davanti al signore Caterfato ha detto no, quelli dicono quello che pensano. Vi sentite offesi? Perché il problema è che perché lo pensano? Il mio pensiero è che tu ti debba sentire offeso, tu da tifoso, da
chi l'ha fatto andare via o io chi non lo vuole giro, o da lui che se ne va via. Cioè, se poi fa un video, tu la colpa non la dai a Insigne. Ma cosa lì? Ma cosa? In la colpa la dai a chi ha fatto un video. Guadagnare 11 milioni all'anno, ma chi ti impedisce di aspettare 4 mesi? Tecnicamente ti piace almeno? Il come problema, giocatore. Ah, il problema okay, è quello però, che come che rimanete legati al fatto del soldo. Il fatto di cioè un calciatore che giocatore, ma secondo me nel Napoli non Renato, però valutando quello che sta dicendo adesso, se stai ascoltando quanto risponde... Guarda che la mia posta. E poi rialza la postura. Cioè, alla postura la Lozano. Facciamo così, invitarmi pure a me a cena. No, però sulla base di quanto sta dicendo no, appunto anche dicendo, Fabiano, è lui che è andato via o magari è stato costretto a valutare questa decisione e quindi la figura, Franco, anche di De Laurentiis in questo caso non è colpa vince. Sua. E allora, però, se è stato costretto, che uscire, deve fare? Facendo uscire il video che va a Roma è colpa sua e facendo se uscire quel il secondo video che saluta i tifosi del Toronto è colpa sua. Secondo te Insigne si mette in testa di salutare i Napoli sono famosi per che cosa? Per essere snelli e flessibili. Infatti, o per essere lunghi, credo che anche quelli del cavillosi. Toronto, credo che anche quelli del Toronto siano belli doppi. Ma che ci voleva l'entourage di Insigne facesse mettere una bella clausolina nel contratto? E che ne sai se quelli del Toronto potesse... ha fatto mettere scusa, una della clausola? Scusa, a tutti quelli che se ne vanno dal Napoli il mettere la clausola è che non possono sai, parlare cioè... fino a... del Napoli anche fuori dopo dovresti che sono... fare la rubrica con scritto che ne sai dopo punto di domanda cioè noi non possiamo sapere le postille io ho firmato io personalmente ho firmato delle clausole che ti giuro ti metteresti a ridere se leggi. Allora tu che ne sai se quelli ti dicono mi devi firmare il contratto 10 milioni cose però devi fare un saluto. E tu che fai? Tu non fai il saluto? Io non ho trovato il saluto. Lo sai che gli attori di Hollywood quando fanno le pubblicità che vanno fuori dall'America fanno mettere quella clausola e quella pubblicità non va trasmessa in America. L'errore grossolano è stato fare quel video da Tamarri, ma il video da Tamarri, non è colpa di Insigne, ma il video da Tamarri. Quel video da Tamarri lo fa passare da parte il torto. Il problema è che il video da Tamarri non è colpa di Insigne. Vediamo entourage? No. Chi lo non fa è colpa di Insigne, punto. 081-728-1414, vogliamo sapere anche cosa ne pensate voi tifosi, soprattutto se vi sentite offesi, ma soprattutto qual è la teoria alla quale più vi avvicinate, se è quella di Renato Cavallo o quella di Fabiano Santarosa. Io ho imparato che i calciatori vanno giudicati per quello che danno in campo, che è la cosa più importante. E Lorenzo Insigne... Lorenzo Insigne in campo poteva fare qualcosa in più. Ecco, lo vedi? No, ma poi sai cos'è? Che tutte le parti, chi è contro, chi è a favore, dice ma ci sono tutti i tifosi. No, la realtà è che è una situazione estremamente divisiva. Meno male, perché almeno ci ha fatto scrivere fino a giugno, quindi dobbiamo infatti ringraziare. Infatti mi riavvolgo proprio a quello che dicevi tu anche l'altra volta. Spacca in effetti Napoli. Ha fatto parlare proprio per questo. Se fosse stato fatto da un altro tifoso, da un altro giocatore non napoletano, sarebbe stato diverso. Ci sono tutta una serie di pregiudiziali, mettiamola così, che lo distingue dall'addio di Higuain, di Lavezzi, di Cavani, perfino di Hamsik, che era il capitano ed era un altro adottato napoletano, se n'è andato, ha chiuso la porta, arrivederci, grazie. Ha peccato di superficialità, no, questa è un'altra cosa. Tutti hanno fatto tutti, c'è stato dietro tutti gli addio un casino, dietro quasi strano. Tutti, forse Cavani Hamsik, no. Che non mi pare che ci sia stato questo grande addio. No, si era vociferato per non so quale. Hamsik è andato via a mercato chiuso. Aspetta, cioè, lascia, l'impossibilità però, da parte del Napoli di sostituirlo, c'è una roba, c'è il capitano, il giocatore che in quel momento aveva segnato più gol nella storia del Napoli, con più presenze nella storia del Napoli. Io avrei fatto più caos per l'addio di Hamsik. No, io per come le modalità di addio, e sono d'accordo con Mariu, sono importantissime. Se evidentemente 4-5 addii importanti non sono stati gestiti in un certo modo, quantomeno diciamo che la responsabilità va sempre condivisa, ma condivisa da tutti gli attori in causa, anche dagli agenti dei calciatori stessi, che magari avrebbero potuto consigliarli meglio sotto tanti punti di vista. Per cui io capisco perfettamente, ce lo siamo già detti la settimana scorsa, la tua posizione soprattutto sulla vicenda
delle telecamere al momento della firma del contratto con il Torino. C'è grande fermento intanto perché giungono ancora altri messaggi e adesso ve ne leggiamo qualcun altro. A te Gianluca Insigne, è davvero argomento centrale, molto dibattuto dal tifo partenopeo. A te Gianluca. Sì Mario, perché intanto è arrivato il quinto gol della Fiorentina, clamorosa doppietta di Cristiano Biraghi che segna così il quinto gol per la Viola. E andiamo avanti con il messaggio di Andrea che scrive: Renato, voglio vedere se quei soldi li davano a te se ti sentivi offeso. Girano troppo le scale. Oh, non è che faceva un video con la bottiglia, lo faceva. Ma che significa? Ripeto, io Insigne, 11 milioni al Toronto, me li vado a prendere, sono contento e festeggio. Va ma bene? È la maniera, dice Renato. Ah, è ma la è così difficile farlo passare sto concetto. Però ma, sembra, dai 15 ma pure questa cosa dei soldi, ci sono persone anche che non invitano il denaro degli altri. Franco dice con le maggiorette anche per i grandi artifici. Un contratto di 15 milioni per 5 anni porto le maggiorette, fiumi di champagne, 3-4 cantanti neomeloni. Perché sai campare, faccio una scena perché sai campare. Tu non hai visto quello che ha fatto Franco Ristasio quando è andato in Cina con i soldi dei cinesi. No, comunque, però pure questo discorso, ma l'altra volta un altro poi ha detto perché tu invidi i soldi in sì. No, con no, tutte no, no, lo disse un commento tifoso l'altra volta, ma adesso perché tu i soldi. L'aspetto io economico non ne sto facendo non è proprio quello una che... questione di soldi, non ne faccio una questione di soldi. Sto dicendo che un uomo di 30 anni, perché Insigne ha 30 anni, cioè i figli sulle spalle, la moglie e così via, ha delle responsabilità, quindi è giusto dire vado a prendermi 11 milioni e metto a posto, no, come diceva Giuda in Troisi, metto a posto la famiglia con i 30 denari. Lui con 11 milioni ne ha messi un po' di più a posto di persone, è giusto che faccia così, ognuno sulla propria tasca fa le proprie valutazioni. Io ne faccio una questione puramente legata a come la piazza ha saputo del suo passaggio al Toronto, poi il Toronto è una squadra di livello, non di livello, un altro campionato, più allenante, più qua, non interessa, è proprio il modo con cui se n'è andato, tutto qua. E intanto abbiamo un altro messaggio da parte, ecco, per il nostro parterre, Gianluca, e sì, chiedo, ma dobbiamo anche complimentarci con la Fiorentina, visto che siamo in vantaggio di 5 certo punti. Una vittoria spettacolare e onesta. No, però mi fa piacere se facciamo un inciso proprio sulla Fiorentina, perché ha battuto il Napoli in settimana, tra l'altro dopo aver perso contro il Torino, in un campionato, quello di Serie A, che ha evidenziato secondo me tanti limiti ancora una volta per il livello delle squadre, vedi la Sampdoria a cui facevo riferimento in precedenza, Torino e soprattutto Fiorentina sono due squadre che propongono calcio. Beh, ma perché hanno allenatori bravi, eh? Eppure giocatori... E ci hanno giocato... Allora io... Ritorniamo sempre sullo stesso, sulla sì, filosofia, sì, l'allenatore è bravo. Se l'allenatore è bravo... L'italiano è bravissimo, molto molto bravo. L'anno scorso lo Spezia si è salvato giocando bene, facendo un calcio propositivo. Quest'anno la Fiorentina, che ha più qualità, molta più qualità, sta là sopra, quindi l'allenatore è bravo, poi lo lascia a sé i giocatori, perché il centrocampo contro il Napoli era Torreira, Duncan, Castrovilli, giusto? Cioè, di tutto rispetto, giocatori forti, davanti c'è Vlahovic che è un giocatore straordinario, c'è un bel sinistro, quindi sì, la squadra è forte, forte. Poi il modo di giocare, lui è rimasto in 10 uomini. Cosa ha fatto? Invece di aspettare è andato ad aggredire ancora più avanti. Ha lasciato le due punte. E ancora più avanti. Quindi non si notava la differenza numerica in quella partita. E l'allenatore emergente insieme a Juric, che col Torino sta facendo cose importanti. Juric è stile Gasperini, quindi sì, hanno un modo diverso di dire, però ugualmente propositivo, ugualmente bello, spettacolare. Forse il Torino oppure le squadre di Juric giocano meno rispetto a quelli di italiano, perché vanno un po' più sulle rimesse, fanno il duello. Sì, sì, è tutto un uomo contro uomo, però sono due allenatori che negli ultimi anni stanno facendo così come Zanetti a Venezia, quindi sono tutti giocatori giovani che ci hanno... Andrazzoli non è giovane, però gioca bene. Per dire che fortunatamente la vecchia scuola italiana, visto che secondo me in grande qualità nel calcio italiano non c'è, la vecchia scuola italiana di allenatori sta proponendo invece allenatori che fanno giocare bene squadre che magari non hanno qualità eccelsa. Abbiamo ancora Gianluca, te, ecco, qualche altro spunto di riflessione per il nostro parterre?
Sì, Mario, ti volevo riportare gli ultimi due messaggi. Prima quello di Vincenzo da Portici, che scrive: penso che Insigne abbia fatto bene, mi dispiace dirlo, ma purtroppo è così. Non puoi abbassargli lo stipendio dopo la sua stagione migliore, però c'è da dire che un vero capitano va oltre questi problemi societari e rinnova anche per 3,5 milioni. E poi c'è la domanda di Dario per Gennaro, che scrive: tu da capitano ti saresti comportato come Insigne? Allora, io voglio precisare una cosa. Vivo proprio di esperienza personale. Premetto che Insigne, secondo me, ha fatto bene. Io quando sono venuto a Napoli, ma non solo io, nel 2004, quando sono stato richiamato, ho rinunciato a dei soldi. Io una cifra, lo stesso Nicola Mora, lo stesso Giovanni Gnoffo, tutti noi abbiamo rinunciato a qualcosa di già scritto. Ma gennaio è arrivato dopo di me, non era l'anno poi, non lo so. Abbiamo rinunciato a dei soldi. Per quale motivo? Io perché ho passione per il Napoli e la seconda volta che lo rifaccio, vi ricordate, il Chelsea, non rimasi al Chelsea e ritornai a Napoli. Con il senno di poi, visto per come sono andate le cose, ma chi me l'ha fatto fare a me? Capito? Quello è il discorso. Io là non ho pensato ai soldi che rinunciavo, non me ne fregava niente per l'amore del Napoli e per questa squadra. Però alla fine ci ho rimesso io perché non sono rimasto a Napoli, poi a trovare il motivo, però non sono rimasto, nonostante ho fatto il capitano quell'anno, ero quello lì che si esponeva sempre, forse anche questo forse poteva... Che molte volte rimane solamente quello che prende... Cioè, ci sono tanti discorsi, perché la società, la società di turno che va a dare 10 milioni ai Signe, perché già sa che solo di marketing sul campo cioè ne guadagna 5 volte tanto. La proporzione è totalmente differente. Assolutamente. Adesso, poi io non sono stato il calciatore di questi livelli, non ero a questo livello. Però Fabiano fa un discorso interessante. Su ogni calciatore, a prescindere dal livello... Sì, è vero. Noi anche giornalisti sbagliamo perché diamo tanto valore all'aspetto economico. Le società dovrebbero dare, e i calciatori valutano secondo me essenzialmente quello, il progetto che si ha su quel calciatore, che prescinde anche dall'aspetto economico. Cioè, io continuo a dire che il Napoli non ha reso Insigne e Insigne non è cresciuto in tal senso. Quello che poteva essere, cioè andrà via da giocatore importante della storia di questo club, ma il primo numero 10 in assoluto della nazionale, che era anche capitano del Napoli, non è mai diventato realmente un simbolo del Napoli nel mondo, come Insigne sarebbe dovuto essere se il Napoli ci avesse fatto il giusto piano di merchandising, marketing, comunicazione per rendere Insigne Totti. E Insigne non è cresciuto, limite suo, per diventare Totti. Viene più ricordato Hamsik come capitano, assurdo. Non è una fatta differenza, è una fatta differenza. Il campo non c'entra niente, Venà, su questo. Totti là stai mettendo la differenza. Venà, Totti vince lo scudetto perché va battistuto alla Roma. Se va battistuto alla Roma, Totti lo scudetto non vince mai. Però Totti è uno che in campo ha fatto anche... da trascinatore della squadra, è stato anche lui a vincersi le partite anche quando Batistuta non giocava. Ma Insigne che lo faceva? Allora, vince quando si fa Batistuta, se no non vince mai. Andate molto spesso a richiamare l'attenzione su Totti. Uno degli esempi che mi hanno fatto di più, perché io poi rispondo anche su Instagram su queste cose, perché a volte mi incaponisco. Fai come Osimhen che risponde. Bravo, uguale, però in maniera un poco più lieve. Vorrei capire, Fabiano, a chi risponde su Instagram, ma andiamo avanti. A caso. E molti più donne fatto o più uomini questa associazione con Totti, però c'è stata solo una differenza, che Totti ha avuto dei presidenti che non potevano arrivare a dargli quello che magari gli offrivano le altre squadre, ma che gli hanno dato il massimo che potevano dargli. Si è venduto mezzo porta a Civitavecchia, cioè, per darlo a Totti. Qua te ti ritrovi con un giocatore alla quale viene offerto nell'anno migliore. Cioè, quindi hai passato la stagione calcistica migliore, hai vinto quello che c'è da vincere. Ti offrono un contratto al ribasso di tanto, cioè lì non vai neanche a pensare ai soldi, vai a pensare proprio all'importanza che ti vuole dare questa società. E con un contratto così, l'importanza è pari alla metà. Non devi arrivare a questo punto. Io credo sia stato un po' un gioco delle parti, no? Tutte e due. Perché Insigne, secondo me, voleva aspettare dopo l'Europeo, perché nell'entourage loro, oppure nella testa del giocatore, io, se faccio bene all'Europeo, posso trovare più squadre e posso guadagnare di più. Poi alla fine è arrivato il Toronto.
Quindi vedi, secondo me, se vuoi rinnovare, se c'è l'intenzione di rinnovare dalla parte della società, dovevi farlo molto prima dell'Europa. No, ma perché non mettiamo in dubbio invece un'altra cosa, il marketing del Napoli? Perché dico questo? Perché Fabiano prima ha sollevato un problema che però è passato. Questi del Toronto non sono benefattori. Questi del Toronto non sono benefattori. Se danno 15 milioni a Insigne o 11 milioni, sono convinti che ne ricavano 50. Perché hanno impostato un marketing su questo. Perché questi non sono i mecenati folli. E gli hanno fatto fare già i saluti. E già gli hanno fatto fare i saluti. Il marketing del Napoli è all'altezza? È una domanda che mi pongo. È una domanda che poniamo proprio ai nostri telespettatori. 0817 28 14 14. Prenotate le vostre telefonate, diteci la vostra opinione. Intanto a te, Gianluca. Sì, Mario, perché è arrivato anche il sesto gol da parte della Fiorentina, stavolta segna Lucas Torreira, ma è ora il momento dei tantatesimi meme, le immagini più divertenti della settimana inviateci dai nostri spettatori. Andiamo a vederla, eccolo qua con Bonucci che parte, io che devo attraversare le strisce pedonali a Piazza Garibaldi, rimane un po' come Bonucci così sull'attenti. Andiamo avanti con una carrellata di immagini di Andrea Petani e della sua splendida rovesciata. Partiamo con Ollie e Benji fit Andrea. Andiamo avanti con il prossimo fotomontaggio direttamente da Tre Uomini alla Gamba, la rovesciata di Petani che anticipa Aldo in colpo di testa. Andiamo avanti con un Petani in versione Spider-Man e poi ancora il prossimo meme, un'incredibile formazione dell'Egitto, la maledizione per ogni telecronista, pensate a nominare ogni giocatore dell'Egitto che praticamente sono dei codici fiscali viventi. E poi andiamo avanti con l'ultimo meme, finale di Supercoppa si avvia verso i rigori, Alessandro manca ancora il mio voto che potrebbe confermare o ribaltare il risultato. A te Mario. Grazie a te Gianluca per i tuoi meme divertentissimi, ancora complimenti alla Fiorentina, ma noi abbiamo ancora tanto di cui parlare del nostro Napoli. Ci rivediamo subito dopo la pubblicità perché c'è anche l'angolo del Super Quiz. Chi vincerà questa sera lo scopriamo tra pochissimo. Pubblicità, restate con Super Gol. Ed eccoci qua al Super Quiz, è tornato lui, Fabiano Santacroce, perché a disputarsi questa gara c'è Fabiano Santacroce che torna dopo le festività, torna dopo una settimana di assenza per mettersi sotto con lo studio, ma soprattutto per ripetere ogni lezione di storia durante le festività. Quindi noi dobbiamo immaginare che settimana scorsa Fabiano non era in giro per lavoro, ma esatto, era diciamo, a prepararsi, un po' curvo sui libri. Destabilizzate. A prepararsi appunto con lo studio, ma soprattutto per riprendersi lo scettro da campione del Super Quiz contro un agguerritissimo prof Monti. Una domanda, ma quanti libri Fabiano hai comprato inutilmente? Quanti? Franco, va bene. Come guarda le figure lui, nessuno. Quanti ne hai comprati a Iosa? Sono sei preparato? Sono molto preparato. Io spero che tu questa sera finalmente possa perdere e che possiamo assistere invece ad una vittoria schiacciante 5-0 da parte del nostro prof Monti. Manita, non facciamo brutta figura e partiamo per l'appunto con la prima domanda consueta, quella di storia, sulla quale per l'appunto in queste festività e settimana scorsa il nostro Fabiano si è preparato, preparatissimo. Iniziamo! Si è concentrato? Sguardo, gentilmente regia. Sguardo di più. Ok, c'è. Fabiano c'è. Domanda di storia. Nella stagione 1987-88 sono ben due gli azzurri a classificarsi al primo e al secondo posto della classifica marcatori di Serie A. Voi sapete dirmi di chi sto parlando e quanti gol soprattutto hanno segnato? Domanda semplicissima. 5 secondi per rispondere. Chi è primo? Chi è primo? La magica, quindi era l'anno di Maradona e di Careca. Prof, ricordi per caso anche il numero dei gol rispettivi? 13-15. Ma che bravo! Prima domanda di forza in vantaggio! Ah, ora hai visto pure Renato! Franco, difendimi, allora, Franco! Mi ha distratto! Fabiano, hai studiato la storia, sì o no? Avevo un anno, non...
E che importanza ha? Noi anche non conoscevamo la storia di Garibaldi, eppure l'abbiamo studiata. È giusto, ma cercherò di fare una partita onesta. Mi hai fatto filone di studio. Una partita onesta e spettacolare. Vediamo se almeno siamo preparati alla seconda. Sì, questa ce l'ha, Fabiano, questa ce l'ha. Era schiacciante, prof. No, 5-0. Non diamogliela. Allora, chi ha segnato questo gol con l'ausilio della nostra preziosa regia? Vi mostreremo le immagini di un ex calciatore azzurro, autore per l'appunto di un gol. Vediamo il filmato insieme. Questo è Mertens. Vediamo se può... Se per fortuna o purtroppo ha indovinato costui, Fabiano. Signe, poi Mertens, Callejon con il destro, Hart, Insigne, ancora Mertens, il salvataggio, Mertens, 3-0, tripletta di Dries Mertens. La vedevo proprio qua, capito? Quando si va lettura in anticipo, sai qual è stato il problema? Che è mancato il buzzer, per cui non funzionava. Questa è la partita anche del pallonetto splendido a Gioarte di quindi siamo in pareggio 1-1, ma andiamo alla terza domanda, sulla quale solitamente Fabiano manca, non la sa. Le partite memorabili. Siamo nel 2000, Napoli-Salernitana che si scontrano in Serie B e alla fine gli azzurri riescono a vincere per 3-1 nonostante lo svantaggio iniziale. Sapreste dirmi chi segnò, oltre a Lucenti, autore di una doppietta quel giorno? Nel 2000 guardavo ancora i Pokémon. Io no, perché già facevo questo lavoro. Un tuo amico, credo, Roberto Stellone. Vediamo se prof Monti ha restituito la risposta esatta. Poi i Granata cadono quando commettono l'errore di presunzione di credere di poter salire in cattedra. La manovra è ariosa ma poco essenziale. Il Napoli invece sa contrastare e colpire. Il match si ribalta in 3 minuti. Protagonista all'esterno di sinistra, Lucenti. Suo l'assist per il pari di Stellone, che esibisce la migliore prestazione e non solo per il gol. Ma che bravissimo il prof Monti. Fabiano, tu non hai studiato, perché dici le bugie puntualmente? Mi ha distratto Gianluca. Ma soprattutto voi credete che Fabiano nel 2000-2001, essendo lui classe 86, giocava ai Pokémon. Cioè, essendo stato un ragazzo precoce. Hai voglia o no di vincere questo super quiz, Fabiano? Sei concentrato? Io dico di no, che lui si sia assentato veramente inutilmente, così come inutilmente hai comprato i libri di storia del Napoli. Non sei nulla, Fabiano. Vediamo se però questa la sai, calciatore misterioso. Su questo è ferrato. Non sempre, chissà. Adesso, vediamo adesso la foto, il photo finish, e se lui riesce a... Ci ho parlato settimana scorsa. Veramente? Come sta? Sono andato a trovarlo, sta bene? Molto bene. Ah, sì? Poi dicono Gianluca Grava. Vedi Insigne perché vai a mangiare... Vedi? Gianluca Grava, è lui, vediamo. Per lavoro. Eccolo lì. Gianluca Grava. Però aveva la bocca chiusa quando ci ho parlato io. Rifate vedere silente, la foto, questa gliela vorrei... Questa poi vorrei avere la stessa foto perché gliela vorrei far vedere anche. Va bene, noi chiediamo alla redazione di dare questa foto, così magari gliela invii WhatsApp. E purtroppo questa la sapeva Fabiano Santacroce, per cui siamo in totale pareggio. L'ultima domanda decreterà il vincitore del Super Quiz di questa sera. Io mi auguro, e so che anche voi vi augurate, che a vincerlo questo Super Quiz sia il nostro prof Monti, ma non per altro, perché in realtà Fabiano dice di aver studiato, ma non ha studiato affatto, quindi non è meritevole poi magari la vittoria del Super Quiz di questa sera. Quindi andiamo con l'ultima domanda. Indovina chi? E non ti deconcentrare, Fabiano. Sono un ex difensore brasiliano. Ho vestito la maglia azzurra per un solo anno, collezionando 14 presenze e basta, non la leggo più. E questo amico mio, lo sento tuttora, Cribari. Dal nulla. Brasiliano. Ma straordinario. Colpo di scena, l'applauso arriva di lì. Cribari. Questa è una... Peraltro è una delle persone migliori, veramente, un bravissimo ragazzo. Merito delle conoscenze, non dello studio. D'altronde, no, studiato... Perché l'ultima volta aveva vinto era il giocatore che abitava sopra di lui. Dunque, il vincitore...
vincitore del Super Quiz di questa sera. La prossima volta di una bellissima presentatrice napoletana, no, Barbara vince un'altra volta Fabiana. Dunque, il vincitore del Super Quiz di questa sera è, ai noi, prof. E noi siamo molto. Franco, un po' di feste. Cioè, qua, lui, Fabiano Santacroce. Fabiano Santacroce, complimenti, Fabiano. Veramente complimenti, complimentissimi. Mi vedo, mi noto dagli occhi. Chissà la prossima settimana se però Fabiano Santacroce vincerà, oppure speriamo di no. Intanto, complimenti, lo devo dire perché mi dicono che devo dirlo e noi ci ritroviamo invece subito dopo la pubblicità. Per prof. Questa partita onesta. Questa, è spettacolare, è spettacolare soprattutto. Tutto prof, deve essere un 5-0 schiacciante. Ho combattuto, prof. Ma sinceramente mi inchino di fronte a cotanta competenza. No, non ci inchiniamo, c'è la pubblicità. 0817-88-14-14, l'angolo del tifoso, avete delle domande, soprattutto anche per il Renato Cavallo? E allora telefonate, tra pochissimo, subito dopo la pubblicità, restate con Super Goal. Bravo. Ed eccoci qui, Super Goal, l'angolo del tifoso, 0817-88-14-14, ma c'è in collegamento telefonico Mario, buonasera, ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti gli amici che ci seguono, sono Mario e telefono da Napoli, è la mia prima volta che vi chiamo, ma è anche la prima volta che vi ascolto avendo il televisore in HD e quindi in un'altra definizione, quindi sono super felice di essere insieme a voi di Supergulli a far parte della vostra famiglia. Grazie, grazie, il piacere è tutto nostro. C'è una domanda che vuole porre al nostro parterre? Allora, la domanda che voglio fare al parterre è la seguente. Intanto buonasera agli amici del parterre, ben ritrovati, ben trovati, naturalmente. E la domanda è molto semplice. Finalmente siamo tornati a vincere e la partita Napoli-Inter, o Napoli-Inter ne sarà, speriamo, la dimostrazione definitiva, secondo il mio punto di vista. E, insomma, gli elementi infortuni, innanzitutto, insomma, c'è speranza per gli infortuni, per un ritorno eventuale? Grazie, grazie Mario. Fabiano, ecco, l'elemento infortuni, e poi ecco, stiamo ricostruendo i tasselli di questo puzzle, tutta la squadra. Sì. Che rivedono comunque un Napoli stupefacente. Mario ha toccato un punto proprio nodale della situazione, la partita che affronteremo con le squadre più blasonate, e gli infortuni a quel punto avranno poco peso, siamo rientrati effettivamente un po' tutti, quindi. E speriamo per appunto che possa rimontare a questo punto, sì, in Napoli, proprio sulle milanesi. Intanto c'è un altro telespettatore, buonasera, mi trovate a Super Gola, Gaetano. Prego Gaetano. Buonasera, tanto voglio fare i complimenti di buon anno e complimenti a lei che è una bella stella. Grazie, che carino, grazie di cuore. Veramente. Grazie. Volevo riaggaggiarmi al discorso di Santa Croce, dove parlando di Insigne ha ragione, anche io giocatore, se mi fanno una proposta di 15 milioni di euro me ne vado. Poi voglio dire un'altra cosa, la società Calcio Napoli non ha tutelato Insigne, perché Insigne andava tutelato. Insigne, se qualcuno forse non si ricorda, è campione d'Europa. Ci sono giocatori, sono di meno di Insigne, prendono più soldi di Insigne, fanno meno di Insigne. Insigne è veramente attaccata alla maglia del Napoli, corre, va a difendere, prende la palla, va avanti. Cioè, ma un giocatore 7-8 milioni di euro, ma gli vogliamo dare campione d'Europa? Grazie, grazie. Grazie, grazie Gennaro. Vedi Renato, c'è chi è d'accordo con Fabiano e che in realtà dissente dal tuo pensiero. Secondo me è la cribaria. Sì, però 8 milioni per un giocatore che va avanti e prende la palla, cioè il minimo sindacale, come volevo dire al signore. Ah, però va anche dietro, allora 9 milioni. No, 8. No, va bene, cioè, devo ripetere. Fabiano, rispondi tu, vai. Scusa, rispondi. Cioè, Gennaro. È un concetto che abbiamo detto prima. No? Ecco, l'abbiamo anche detto prima, Renato, volevamo conoscere anche il punto di vista dei tifosi partenopei, dei telespettatori, certo, quindi, perché comunque l'argomento Insigne è molto dibattuto, c'è cioè questo odio e tamo, c'è cioè chi è d'accordo sul tuo punto di vista. Però e chi oramai è acclarato, dissente. No? Ma oramai è acclarato. Cioè, bisognerebbe fare appunto una sorta di sondaggio. Eppure
ormai il tempo per fare colpa di uno e colpa dell'altro, eppure è sbagliato. Oramai bisogna le cose superarlo. Sono state fatte. Cioè, anche parlare del contratto. Qua contratto, il contratto già non c'è più, non c'è nessun. C'è però Vincenzo al telefono, buonasera, ben trovato a Super Goal. Buonasera. Prego. Volevo fare una domanda agli ospiti di studio. Volevo chiedere se secondo loro il Napoli senza gli infortuni, il Covid, la Coppa d'Africa, quest'anno avrebbe potuto vincere, se avesse potuto vincere lo scudetto. E se sì, se magari le colpe sono anche della società che in previsione comunque del Covid e della Coppa d'Africa avrebbe potuto muoversi meglio sul mercato. Grazie, quindi c'è una sorta di alibi, però in realtà noi siamo ancora in ottica scudetto, dico sempre vero, forza Napoli. Vero. Secondo me non è pronta per vincere lo scudetto, ma può lottare fino alla fine. Vedo l'Inter, per i motivi che ho detto prima, più favorita. Se non avesse avuto gli infortuni, purtroppo non lo possiamo sapere, però nonostante adesso sta lottando per quelle zone alte, magari poteva stare primo con un paio di punti di vantaggio, quindi... però penso che fino alla fine possa dire la sua. Ovviamente deve sempre avere un percorso lineare, continuativo e coerente. Assolutamente, non deve sbagliare più, cioè deve arrivare allo scontro diretto. Ovviamente, se lo scontro diretto ti fa vincere, allora puoi avere delle ambizioni. Non deve sbagliare più, tra l'altro, ecco, il rientro appunto di Osimhen e anche di molti giocatori della Coppa d'Africa potrebbe essere un valore aggiunto e un'ottica di vittorie continue, così come è successo durante l'inizio del campionato di questa stagione. L'Inter aveva fatto adesso lo stesso praticamente filotto che aveva fatto il Napoli all'inizio, ha fatto 8 vittorie e un pareggio ieri con l'Atalanta. È ovvio che la continuità fa la differenza. Ha ragione Gennaro, devi cercare di arrivare quanto più vicino possibile allo scontro diretto per vedere anche quello che l'Inter farà a Bologna nel recupero, poi lo scontro diretto ti dice se sei da scudetto o meno. Marco, buonasera, ben trovato a Super Goal. Buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione. Grazie Marco. Allora, io la prima cosa che volevo dire, oggi navigando su un sito, non so se questo era un sito attendibile, ho sentito che De Laurentiis, la società, vuole scendere Osimhen perché ha un ingaggio troppo alto. Cioè, io di questo mi sono meravigliato, perché Osimhen sì, ha avuto un infortunio, ma è uno dei migliori giocatori del Napoli. Poi la seconda cosa, volevo fare due domande agli ospiti. La prima riguarda un giocatore che de River Plate, un certo Alvarez, 21enne argentino de River Plate, che non so se può essere un profilo giusto, visto che è un giocatore argentino. E noi degli argentini abbiamo avuto per 5 anni un certo Lavizzi, che è stato un ottimo acquisto che l'ha fatto venire Marino. E poi l'ultima cosa volevo domandare, la sesta classificata è come la quinta, cioè accede direttamente ai gironi di Europa League? Grazie e buonasera. La conferenza. Allora, partiamo con questo giocatore argentino. Non mi ricordo più la prima, perché andava come un missile. La prima su Osimhen ceduto, questa se la notizia vera... troppo alto. Io non lo so, io se sia una fake. Onestamente, uscirà fuori questa indiscrezione oggi su un portale anche accreditato. Sinceramente, non penso che il Napoli l'anno prossimo si priverà di Osimhen. Certamente proverà ad abbassare il monte ingaggi al netto della partecipazione o meno alla Champions. Ma il problema non è Osimhen, che rappresenta già per il Napoli una plusvalenza sicura nel momento in cui Osimhen dovesse andare via, quindi non credo sarà l'anno prossimo. Stiamo a vedere quanto bene farà Osimhen e quanto a lungo farà bene Osimhen nel Napoli. Per il resto invece c'è questo Alvarez. Su Alvarez però sono voci, cioè le voci che ci sono adesso ne usciranno fino a giugno, luglio, agosto, che più, chi più ne ha più ne metta. Non penso che si muoverà ulteriormente sul mercato adesso, di Napoli. Adesso mi riesce proprio difficile da credere, anche perché il Napoli ha la lista piena. Se deve fare qualcosa deve in entrata, deve fare prima qualcosa in uscita. Per carità, sì. C'è l'acquisto di Cetuan Zebe, come terzino invece sembrerebbe che Ghoulam possa garantire. Onestamente, se devo prendere adesso Tagliafico per 6 mesi o 4 mesi, quanto ne mancano in realtà alla fine della stagione, ma io mi tengo tutta la vita questo Ghoulam. Ma lo devi pagare pure Tagliafico, no?
che va in scadenza il 2023. Va in scadenza 2023, ma sarebbe eventualmente soltanto un prestito fino a, a 2022. Con l'obbligo di riscatto. L'obbligo di... Che è quello che vorrebbe l'Ajax, sinceramente. Secondo me il Napoli... Se devi spendere dei soldi, fai un rinnovo a Ghoulam. No, ma poi tengo Ghoulam e al... A Ghoulam scade 2022, a giugno mi si apre un mondo, certo, di terzini, certo, sinistri che posso... Tu puoi vedere anche come va Ghoulam. Cioè... Sì, non credo che il Napoli sia orientato però a rinnovare nuovamente il contratto a Ghoulam, che per esempio andrà via, questo do ragione a Renato, nel miglior modo possibile. Però Ghoulam ha ricevuto anche tanto da questa società che lo ha aspettato, tantissimo, lo ha, sì, pagato. Sì. Alfonso, buonasera, ben trovato a Supergol. Prego. Buonasera. Buonasera. Buonasera, ben trovato. Io è una piacevole abitudine, vi sto seguendo sempre, mi sono affezionato a lei, al parterre. Grazie. E quindi le ultime volte non sono intervenuto perché ero un po' giù di morale per questi alti e bassi del Napoli. Io sono un po' anziano e quindi non voglio più mettere delle speranze che poi vengono deluse. E comunque il tema principale della serata, siete stati bravi, perché non siete pesanti pure essendo dei competenti, e il fatto di Insigne l'avete visto da varie sfaccettature, sono contento. All'inizio ero d'accordo con quel signore Renato, però mi è piaciuto anche l'intervento di Monti e degli altri. Ebbene, Santa Croce è un ex calciatore e quindi sta sempre della parte calciatore. Volevo dire che in effetti si è conclusa non male, perché lui è andato via, come dice il signor Renato, ha trovato quello che lui voleva, e noi siamo soddisfatti che non è andata alla solita Juve come Higuaín e cose, quindi contenti, contenti tutti. Certo, però bisogna dire una cosa, che lui è un grande calciatore, però l'hanno detto anche altri opinionisti, però non è un campione, e noi come la Juve, come il Milan, l'Inter, dobbiamo anche capacitarci che dei calciatori possono andare via per i loro interessi. Abbiamo fatto il callo a Maradona, a Higuaín, quindi possiamo fare a meno anche di lui, pur amandolo e sostenendolo per sempre. Vi ringrazio dello spazio, siete deliziosi. Grazie. Buona serata. Grazie Alfonso dell'affetto, delle belle parole. Non è scontato, non è banale. Grazie. Aspettavo una domanda tipo dove vai a mangiare con Insigne, Fabiano, quelle cose. Tra l'altro Alfonso non è la prima volta che telefona, perché ricordo la voce ficcante su Santa Grazie Croce, Alfonso. Lo dicevamo prima, ecco, la figura di Insigne è quella che poc'anzi abbiamo anche commentato più volte, Nunzia, e che sicuramente noi pensiamo rimarrà tale fino a fine stagione. Sì, io come già ho detto penso che lui si riprenderà e fino alla fine indosserà la maglia del Napoli in maniera professionale. Esatto, onorandola e esaltandola. Poi quel che sarà, sarà. Ciro, buonasera, ben trovato a Supergol. Buonasera a tutti voi. Prego. Mi sentite? Sì, sì, forte e chiaro. Okay. No, niente, volevo intervenire per quanto riguardava questa vostra discussione fatta per l'ennesima volta su Lorenzo Insigne. Poc'anzi adesso dicevate ancora, e come prima Monti diceva, che perlomeno ci dà ancora da scrivere e da fare. Io invece direi un'altra cosa, accompagniamolo tranquillamente fino alla fine del campionato, perché tutto sommato Lorenzo Insigne da noi, sempre osannato, portato, coccolato e quant'altro, ha deciso di andare via. Ma è il gioco delle parti, perché io voglio fare un altro discorso, e questo chiederlo anche a voi. Non parliamo di capitano e di attaccamento alla maglia, ai colori e quant'altro, perché se fosse stato tale, come capitano, come figlio di Napoli, come tutto quello che si sta dicendo, si sarebbe impegnato l'anno scorso a poter portare il suo Napoli in Coppa dei Campioni, come i veri capitani del Napoli che ha avuto, e non staremmo parlando di questo, perché il presidente a quel punto, per quanto riguardava anche l'altra cosa che lui ha coadiuvato e ha fatto insieme agli altri giocatori del famoso ammutinamento, il giocatore vero che vuole bene Napoli e che è attaccato ai colori del Napoli non avrebbe fatto quello grazie, che ha fatto. Grazie, grazie Ciro. Però non fate parlare a nessuno, perché chiudete, e non è giusto, perché quando bisogna dire le cose, no, bisogna dirle. Pazzisco. Lorenzo Insigne
ha poi, tra le altre, ha fatto una scelta di vita che avremmo fatto tutti quanti, però non vi parlate più di campione, di capitano, di attaccamento alla maglia, perché è un giocatore normale che ha vissuto nel nostro grande grazie Ciro, Napoli. Grazie davvero, cioè hai il l'asset pieno di Renato non sapevi dirlo meglio 7 secondi, perché la gente poi confonde l'ammutinamento, la partita con Verona era normale, ce le ha messe tutte dentro nell'anno proprio. Famoso dell'ammutinamento il Napoli ha vinto il suo ultimo trofeo, cioè quel gruppo, il gruppo degli ammutinati tanto criticati, poi cioè, anche hanno... su sto ammutinamento bravo. Vorrei tirar fuori e non possiamo farlo prima perché abbiamo concluso il momento, se Franco Di Stasio dicesse la metà delle cose però che comunque, lì ci sarebbe proprio la prima volta. Lì ha vinto la Coppa Italia fra 10 anni segreterò, toglierò questa cosa, no, la prossima settimana ti aspettiamo invece degli archivi di Stato, gli archivi di Stasio. La prossima settimana parliamo dell'ammutinamento, continuiamo a parlare e a restituire spazio a voi tifosi. È purtroppo terminato l'angolo del tifoso, è vero, tante telefonate, io vorrei farvi parlare davvero tantissimo, ma purtroppo per dare spazio a molti di voi bisogna essere un po' più incisivi nelle domande, però ci ritroviamo prossima settimana, possiamo tranquillamente riparlarne, parliamo dell'ammutinamento e interrogheremo poi in questo caso il nostro Franco, perché molto ha da dire, così come Fabiano. Anche Renato. Grazie a tutti voi, ci vediamo settimana prossima con l'angolo del tifoso, intanto atteggia Luca con il meglio del peggio e per conoscere anche l'esito finale definitivo della partita Fiorentina Genova. Sì, ma arriva a Firenze, è terminata alla fine 6-0, Fiorentina batte Genova 6-0 e ora è arrivato il momento che tutti stavano aspettando, il momento di un onesto e spettacolare meglio del peggio. Vediamo. Partiamo fortissimo anche questa settimana con il gran gol di Ciro Mertens che si inventa questa bellissima magia nella gara poi persa contro la Fiorentina. Bellissimo anche il gol olimpico di Fekir che si inventa questa splendida traiettoria nel derby contro il Sevilla. Partita poi sospesa perché a un certo punto Giordano del Sevilla viene colpito da una spranga volante così direttamente sulla testa. Andiamo avanti con l'orribile difesa della Costa d'Avorio che regala così il pareggio al Sierra Leone. Guarda qui, Paperizzi nel portiere, lascia lì il pallone, l'attaccante del Sierra Leone non sa se segnare o meno, alla fine la butta dentro e per la disperazione del portiere. Ma non benissimo anche la prossima protagonista che riesce a superare il portiere ma poi non riesce a buttare la palla in porta, ovviamente a porta vuota. Bene, non benissimo anche Alessandro che regala così il gol vittoria nella Supercoppa italiana ad Alexis Sanchez. E concludiamo questa settimana il meglio del peggio con un tutorial su come non soccorrere un infortunato con i soccorritori che prima gli rovinano addosso, continuano a rovinargli addosso e poi continuano e chiudono il tutto buttandolo a terra direttamente fuori al campo, un po' anche scocciato. Ebbene, arriva anche questa settimana il mio lavoro qui finito, vi ringrazio come sempre, vi do appuntamento alla prossima settimana con lo spazio Social News in Supergol a te Mario. Complimenti, complimentissimi a Gianluca Imparato, l'ultimo meme è stato divertentissimo. Intanto grazie di cuore per essere sempre più numerosi, per seguire in maniera assidua e costante il nostro Supergol. Ringrazio voi pubblico, ringrazio naturalmente il mio meraviglioso parterre partendo da Fabiano Santacroce. Grazie a te, con Mario. Il quale grazie abbiamo avuto voi. Una puntata questa sera onesta e spettacolare. Grazie a Gianluca Monti. Grazie a voi, buonasera. Grazie a prof Franco Di Stasio. Grazie a tutti. Buona. Grazie a Nunzia Esposito. Grazie a Renato Cavallo. Buonasera, buonasera. E ancora un altro campione. Ciao, grazie a ciao. Gennaro Scarlato per essere stato con noi. Ci vediamo settimana prossima con Supergol dalle 21 qui su questa rete. Grazie e buonanotte a tutti. Bacini.